Ok. Roberto, fai un'introduzione, un saluto tu e poi vado io. No, no, vai tu Vado direttamente. io. Va bene. Prego, parla. Sì, magari aspettiamo qualche minuto in modo che qualcuno si colleghi. Siamo in diretta da Transform, un'iniziativa dell'Osservatorio Europa, finalizzata a discutere un po' della riforma della governance europea, dell'Unione Europea. Va bene, mentre aspettiamo, io ricordo che questo è uno degli appuntamenti che come osservatorio abbiamo promosso e che continueremo a promuovere anche in futuro. Vi aggiorneremo mano a mano anche seguendo le pagine dei siti, delle nostre pagine Facebook, sia del sito di Transform Italia, sulle iniziative che abbiamo in programma e che poi magari durante le conclusioni vi daremo gli argomenti che vorremmo trattare in futuro. Intanto ringrazio Paolo, a cui cedo immediatamente la parola per iniziare, se pensate, aspettando ancora qualche secondo per dare modo a chi fa parte dell'osservatorio e chi ci segue solitamente di condividere anche sulle vostre pagine Facebook in modo di ampliare l'audience, brutta parola in inglese che definisce chi ci ascolta. Grazie a te, Paola. Grazie, buonasera a tutti. Siamo in collegamento dall'Osservatorio Europa, un'iniziativa di Transform Italia. E la riunione di stasera è finalizzata a discutere della riforma del quadro di governance economica dell'Unione Europea, diciamo che è in atto da alcuni mesi e che è stata rallentata prima dalla pandemia e che dovrebbe concludersi con una decisione da parte delle istituzioni europee entro luglio di quest'anno. In particolare, i relatori che sono previsti in questo incontro sono Ernesto Screpanti, Alessandro Scassellati e Paolo Ferrero. Io vorrei soltanto, prima di dare la parola al primo intervenuto per Ernesto Screpanti, dire qualcosa, qualche piccola cosa, diciamo, di fondo sul patto di stabilità, che, come sappiamo, non è un vero e proprio patto, ma è uno dei protocolli aggregati al Trattato dell'Unione Europea, che è stato pubblicato alla Gazzetta Ufficiale Europea del 2008 e che definisce quei parametri che sono diventati famosi, diciamo, famigerati, direi, e definiscono quello che deve essere il rapporto fra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo, che dovrebbe essere non superiore al 3%, e il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, che non dovrebbe essere superiore al 60%. Questi parametri appunto sono stati definiti in questo protocollo e vanno a interpretare quello che è le previsioni dell'articolo 126 del trattato. Articolo 126 del trattato che appunto prevede che la Commissione europea deve sorvegliare sulla situazione del bilancio e del debito pubblico di tutti gli Stati membri e che nel caso di sforamento appunto di quei parametri che sono stati poi definiti nell'ambito di questo protocollo sono soggetti a una serie di provvedimenti da parte della Commissione stessa. Sappiamo che in alcuni casi appunto questi provvedimenti hanno provocato, come nel caso famoso della Grecia del 2015, gravi ripercussioni
sullo stato dell'economia e della tenuta anche sociale del paese. E sono stati spesso poi sottoposti a discussioni perché innanzitutto non hanno delle basi, come dire, scientifiche, tecniche che sono giustificabili per l'effettivo buon andamento dei bilanci pubblici, anzi, al contrario, l'applicazione rigida di questi parametri ha comportato esattamente il contrario, e cioè situazioni in cui è stato necessario intraprendere misure di austerità cosiddetta, che hanno al contrario peggiorato lo stato dei bilanci pubblici. Sappiamo ovviamente che il rapporto fra debito e prodotto interno lordo può cambiare non soltanto con la riduzione del debito, ma anche con l'aumento del denominatore del rapporto, cioè del prodotto. Per cui con le politiche di austerità hanno spesso provocato una restrizione anche della spesa pubblica, anche per investimenti, e quindi questa cosa ha comportato una riduzione della produzione e un peggioramento del rapporto. In una spirale, diciamo, deflazionista in qualche modo. Quindi il patto di stabilità è stato messo in discussione e proprio pochissimo prima dell'insorgere della pandemia, la Commissione europea a febbraio 2020 aveva avviato una consultazione pubblica per raccogliere pareri, diciamo, sia di tipo istituzionale, ma anche del pubblico in generale, l'opinione pubblica, ponendo alcune domande, insomma, sull'ipotesi di riforma del patto di stabilità e più in generale della governance economica europea. Poi, con il sorgere della pandemia, come sappiamo, a marzo del 2020 è stata attivata la clausola di salvaguardia prevista dal patto di stabilità, e qui dando la possibilità sostanzialmente agli Stati membri di rompere, diciamo, questi parametri, di superare questi parametri, in modo da poter avere uno spazio fiscale sostanzialmente per poter sostenere le imprese, le famiglie nel periodo della pandemia, quando ci sono state gravi conseguenze economiche appunto della pandemia che conosciamo. È stato solo sospeso il patto, e comunque, diciamo, fin da quasi subito si è cominciato a discutere di quando e come reintegrarlo. Si discute comunque ancora di come e se cambiare alcune regole. Anche su Transform, poiché la consultazione è stata ripresa nell'autunno del 2021, anche su Transform avevamo promosso, diciamo, un'iniziativa di raccolta di opinioni anche al fine di contribuire a questa consultazione pubblica della Commissione. La consultazione si è chiusa, non sono ancora stati resi noti, diciamo, i risultati, però c'è stata una comunicazione da parte della Commissione sull'ipotesi di lavoro che si prospetta e che è anche stata in via di discussione, diciamo, nelle ultime riunioni del Consiglio. In tutto ciò, ovviamente, è intervenuta la tragedia della guerra in corso, che ovviamente peggiora tutte le situazioni economiche degli stati. Di questo sicuramente, diciamo, parleranno i relatori di questo incontro, e quindi io darei subito la parola, prima di tutto, Ernesto Screpanti, che ci darà qualche, diciamo, qualche elemento teorico riguardo la riforma, la possibile riforma del quadro fiscale europeo. Grazie, Ernesto. Okay, grazie Paola. Mi sentite?
Quello che farò io è presentarvi una rassegna di alcuni contributi teorici, cioè cose proposte non da politici ma da economisti, e quindi non hanno una diretta rilevanza pratica, però sono molto importanti perché affrontano proprio i problemi che sono al centro del dibattito politico per la riforma del quadro fiscale europeo. E alcuni sono proprio stati stimolati da politici, in particolar modo uno di questi contributi scientifici, di Giavazzi ed altri, è stato citato da Draghi e Macron quando hanno firmato il trattato italo-francese, e sembra che l'Italia e la Francia abbiano intenzione di operare nella riforma nella stessa direzione, con una base scientifica che è quella che vi illustrerò rapidamente. Ma oltre a questo di Giavazzi ci sono altri articoli interessanti, ovviamente non ho potuto prendere in considerazione tutti, ma quelli più interessanti sì. Ora non vi sto a descrivere nei particolari le proposte dei singoli autori, sono 6-7 articoli. Tanto più che ho mandato una breve relazione di 6-7 pagine con una sintesi di questi interventi, e ho fatta circolare nel gruppo dell'Osservatorio Europeo, e probabilmente poi la metteremo in rete o tramite la pagina Facebook di Transform Italia oppure anche nella mia pagina Facebook. Vorrei invece fare una sintesi delle idee che sono presenti in queste proposte scientifiche. Fondamentalmente ci sono quattro idee che ricorrono un po' in tutti gli interventi. La prima è quella degli eurobond. Tutti quanti, in un modo o nell'altro, propongono di creare degli eurobond, cioè dei titoli di debito pubblico europeo che in qualche modo sostituiscano o si affianchino ai titoli del debito sovrano dei vari Stati. Dopo spiegherò perché sono importanti, perché gli eurobond sono importanti in questo disegno, in questi progetti di riforma. Un'altra idea che circola è quella dello spending rule, cioè una regola della spesa pubblica che vuole sottrarre gli investimenti pubblici dal calcolo della spesa pubblica che va a contribuire al deficit di bilancio. In altri termini, si dice, dai conti pubblici, che costituiscono l'insieme della spesa, togliamo le spese per gli investimenti. Perché le togliamo? Perché queste spese sono importanti per la crescita, del PIL, per la crescita delle economie europee, e non si può, in qualche modo, vincolare o limitare la crescita a causa di regole di bilancio restrittive come quelle che ha citato prima Paolo. Per di più, gli investimenti pubblici hanno la capacità di autofinanziarsi e di sostenere la crescita potenziale, che è un elemento fondamentale come base delle politiche fiscali. Paola ha citato i due famigerati parametri del 60% sul rapporto debito-PIL e del 3% sul rapporto deficit-PIL. Ora, tutti gli articoli che io ho presentato dicono di non voler modificare questi parametri. La ragione è che altrimenti bisognerebbe riscrivere i trattati e sarebbe una cosa molto complicata. Vogliono fare delle riforme senza riscrivere i trattati. Però tutti quanti in qualche modo fanno delle proposte che neutralizzano i due parametri. In particolar modo dicono la cosa pazzesca del patto di stabilità è che questi parametri debbano essere conseguiti nell'arco di 20 anni, che vuol dire che per 20 anni i paesi europei con elevato debito pubblico, praticamente quasi tutti, dovrebbero fare politiche restrittive, secondo la vecchia concezione
neoliberista e di politiche dell'austerità. Di fatto questa regola non è stata osservata. Nessun paese ha fatto degli sforzi per raggiungere in 20 anni il parametro del 60%. Quindi è irrilevante empiricamente ed è sbagliato politicamente. Quindi le proposte che fanno è sì, conserviamo questi parametri, però con molta elasticità, per cui i vari stati possono decidere di raggiungere questi parametri in tempi più o meno lunghi, senza farsi condizionare da questa ghigliottina dei 20 anni. In sostanza sono sterilizzati. L'altra cosa importante, che è presente in diversi modi in tutti gli interventi, è un incoraggiamento a fare politiche fiscali espansive. E questa è una grossa novità, se non altro dal punto di vista ideologico, ma noi sappiamo che praticamente si è già verificato questo, perché per contrastare la crisi causata dalla pandemia, proprio tutti i governi hanno fatto politiche fiscali espansive per aiutare famiglie, imprese e sostanzialmente per sostenere la ripresa. E queste politiche hanno avuto successo, perché nel 2021, i tassi di crescita sono stati piuttosto elevati in tutti i paesi, proprio come conseguenza di queste politiche fiscali. E da questa esperienza si traggono delle lezioni importanti. La politica fiscale adesso viene rivalutata, proprio la politica fiscale nel senso keynesiano, politica fiscale espansiva. Mentre in passato era considerato un tabù, nell'ideologia dell'Unione Europea dei precedenti 20 anni, parlare di politiche keynesiane era proprio una cosa, era una bestemmia. L'idea era l'austerità, l'idea era che per rientrare in paese dentro i parametri di Maastricht bisogna fare politiche restrittive, bilanci, almeno bilanci primari in surplus, con la conseguenza che è stata indicata da Paolo Bock, che in sostanza gli effetti sono stati deflattivi e quindi la crescita è stata piuttosto bassa. Ora invece si è capito che la crescita può essere più elevata di quanto è stata in passato, deve esserlo per motivi che spiegherò tra poco, e quindi che le politiche fiscali keynesiane sono necessarie. In tutti questi articoli si respira un'aria nuova proprio dal punto di vista ideologico. Le politiche fiscali devono essere usate con due funzioni, principalmente con una funzione anticiclica, cioè per contrastare la crisi economica e per rilanciare l'economia il prima possibile, ma poi anche, forse anche più importante, con la funzione di sostenere uno sviluppo economico di lungo periodo e la ristrutturazione industriale, che un po' poi è quella che abbiamo trovato nei piani, nei PNRR, nei piani nazionali di rilancio e di resilienza. Ecco, la cosa importante che vorrei sottolineare è che la mia impressione è che si sta verificando un cambio di egemonia ideologica, e questo è molto importante. Questa cosa si vede anche da un'altra idea che circola nei vari articoli che ho presentato, e cioè la sostenibilità del debito è comunque una cosa importante. Ed è praticamente importante in Europa, nell'Unione Europea, dove non c'è una banca centrale che svolge la funzione di prestatore di ultima istanza. Tuttavia, questa sostenibilità adesso, secondo questi contributi, può essere conseguita non con politiche fiscali restrittive, cioè non creando dei surplus di bilancio, ma proprio al contrario, creando dei deficit di bilancio. Questa è una grande novità, è una cosa che i keynesiani hanno sempre sostenuto. Il motivo è quello che è stato indicato prima da Paola, cioè che la sostenibilità dipende dal rapporto
debito PIL non conta tanto il valore assoluto del debito, conta il rapporto tra debito e PIL. Se questo rapporto diminuisce, qualunque sia il suo livello, il debito è sostenibile. Allora, secondo l'ideologia prevalente fino a prima della crisi, gli stati dovevano creare dei surplus di bilancio, almeno del bilancio primario. Questo faceva sì che la spesa pubblica era bassa, le tasse erano alte, quindi il PIL cresceva poco e di conseguenza il rapporto debito PIL tendeva a crescere nonostante il deficit, nonostante il surplus di bilancio. E adesso invece si sostiene che bisogna fare il contrario. Ora, nell'articoletto che vi ho mandato c'è un'appendice, una mezza paginetta in cui faccio un esempio numerico in cui mostro come questo può accadere, questa cosa strana può accadere, perché sostanzialmente perché una spesa pubblica elevata o in crescita alimenta la crescita del PIL. E quindi anche se fa aumentare il debito, può far aumentare il PIL più del debito. Ora, questa non è soltanto un'idea strana, campata in aria, eterodossa. La cosa interessante è che è stata verificata proprio nel 2021. È stata proprio verificata empiricamente. E cioè nel 2020 i debiti pubblici dei paesi europei sono schizzati verso l'alto, ovviamente come conseguenza della crisi. Nel 2021, come conseguenza delle politiche espansive e dei deficit di bilancio creati nei vari paesi, il rapporto debito-PIL è diminuito proprio nei paesi che ce l'avevano più alto. Ora non ho i dati sotto mano, però vi posso dire una cosa interessante, cioè che il rapporto debito-PIL nel 2021 è diminuito molto in Italia, molto vuol dire di 4 punti percentuali. E l'Italia è uno dei paesi con il rapporto debito-PIL più alto. È diminuito anche in Francia, anche in Spagna, dove i rapporti debito-PIL erano intorno al 120%. La cosa strana è che in Germania è aumentato. La Germania ha un rapporto debito-PIL molto basso rispetto alla Francia, è la metà, intorno al 60%. Però la Francia l'ha diminuita, la Germania l'ha aumentato. Perché? Se andiamo a vedere le politiche fiscali, vediamo subito che il rapporto tra spesa pubblica e PIL è stato molto più elevato in Francia, in Italia e in Spagna che in Germania. Questa è la dimostrazione della validità di quella tesi, e cioè che in una situazione in cui la politica monetaria è espansiva, questo è importante, perché la politica monetaria espansiva consente di tenere un tasso di interesse basso e quindi se il PIL cresce più del tasso di interesse, un deficit di bilancio può contribuire alla riduzione del rapporto debito PIL. Ripeto, può contribuire perché fa crescere il PIL. Ora, sappiamo che stiamo entrando in una nuova fase di crisi, o senz'altro comunque di rallentamento causata dalla guerra in Ucraina. Le previsioni sono di un tasso di crescita più basso di quello delle previsioni fatte prima della guerra. In Italia si parla, per esempio, di un tasso di crescita del 2-3%, ma forse sarà anche più basso. Per cui è probabile che i governi
siano costretti a reagire a questa crisi di nuovo attivando politiche fiscali espansive, se non vogliono che la crisi sia grave. La guerra, tra l'altro, ha anche messo in evidenza una debolezza dell'Unione Europea a livello internazionale, diciamo nei rapporti tra i vari imperi. Sappiamo che i paesi europei, l'Unione Europea, si sono ritrovati schiacciati sulla posizione della NATO e degli Stati Uniti, senza nessuna capacità di fare una politica autonoma, indipendente. E questo sembrerebbe in qualche modo una conseguenza di politiche imperiali americane. Cioè, gli americani, oltre ad aver creato le condizioni per, mettiamola così, creato le condizioni per l'esplosione di questa guerra e per mettere in difficoltà la Russia, hanno anche creato le condizioni per costringere l'Europa a schiacciarsi sulle posizioni della NATO e degli Stati Uniti. Perché è importante questa cosa? Perché l'Unione Europea stava diventando un rivale degli Stati Uniti, almeno sul piano monetario, in quanto l'euro poteva diventare una moneta in mezzo di pagamento internazionale alternativo o comunque complementare, a fare concorrenza, diciamo, al dollaro. Questo processo sembra che per il momento si sia bloccato. Tuttavia, se vengono attuate le riforme del piano del quadro fiscale europeo suggerite dai vari articoli che io ho passato in rassegna, se vengono attuate quelle riforme, in realtà l'imperialismo europeo potrebbe avere un'alzata di testa. Quindi la situazione attuale è molto instabile, non so come andrà a finire e come se ne uscirà. Però, ripeto, se si fanno quelle riforme, l'Unione Europea potrebbe uscirne rafforzata a livello internazionale. Vediamo di capire perché. Nella riunione della volta io avevo suggerito che il sistema imperiale, dove ci sono ovviamente i conflitti interimperiali, c'è comunque sempre una potenza egemone che sta al vertice di una gerarchia di poteri internazionali. Questa potenza egemone svolge varie funzioni che sono utili a tutti i paesi imperiali, tutti gli imperi. Le tre più importanti funzioni sono quella di banchiere mondiale, cioè il paese che emette la moneta di pagamento e di riserva internazionale, di sceriffo globale, il paese che, avendo le forze armate più potenti del mondo, è in grado di disciplinare i paesi che non si attengono alle regole, e di motore dell'accumulazione mondiale, cioè il paese che ha l'economia più forte del mondo, il PIL più elevato, le importazioni più elevate, e quindi che con la crescita del suo PIL e delle sue importazioni, trascina tutto il mondo verso la crescita. Ora, queste tre funzioni sono state assolte e ancora oggi vengono assolte in buona parte dagli Stati Uniti, i quali restano ancora oggi la potenza egemone. Tuttavia, avevo suggerito l'altra volta, questo ruolo egemone degli Stati Uniti sta entrando in crisi, diciamo, a partire dagli anni 90, direi, che è iniziata una crisi dell'imperialismo americano. È una crisi molto lenta, forse neanche ci se ne accorge, è graduale, però si sta verificando. Non so quello che accadrà all'uscita di questa crisi, però i competitori principali degli Stati Uniti sono, oggi come oggi,
la Russia e l'Europa, non la Cina. Ora vorrei spiegarvi perché. La Russia dal punto di vista militare, perché è l'unico paese che ha delle forze armate diciamo, di dimensioni paragonabili a quelle degli Stati Uniti, e oggi la Russia si sta avvalendo di questa potenza militare per affermare la propria esistenza come polo imperiale che non vuole farsi schiacciare dalla NATO e dagli Stati Uniti, vuole anche un po' rimettere in discussione gli equilibri che si stavano creando, che gli Stati Uniti stavano creando. Dal punto di vista economico, il principale competitore è l'Europa. Ancora non ha superato gli Stati Uniti da nessuno di quel punto di vista che ho detto prima, ma da lì è vicina e potrebbe superarli, in particolar modo per quanto riguarda l'emissione della valuta internazionale. L'euro, da quando è nato, è stato il principale competitore del dollaro. La detenzione di euro come valuta internazionale è andata rapidamente crescendo nel mondo fino alla crisi del 2008-2009, era arrivata a coprire il 28% delle riserve internazionali di valuta estera. Poi, dopo la crisi, questa crescita dell'euro si è bloccata, si è attestata intorno, la quota dell'euro sulle valute internazionali di riserva si è attestata intorno al 20% e oggi è del 20,64%, mentre il dollaro copre il 58,81%, quindi è ancora di gran lunga egemone. Una moneta internazionale, oltre alla funzione di riserva di valore, quindi di strumento di riserva, svolge anche altre due funzioni, quella di mezzo di pagamento internazionale, cioè quello con cui si pagano i debiti e si concedono crediti, e quella di mezzo di scambio, cioè quella con cui si pagano le importazioni e le esportazioni. Allora, su questo piano, oggi il dollaro copre circa il 40% dei pagamenti internazionali e l'euro il 37%. Mentre sul piano della fatturazione degli scambi, quindi dell'uso della moneta come mezzo di scambio, il dollaro copre il 40% e l'euro il 40%. In quest'ottica è di fondamentale importanza la proposta di riforma del quadro fiscale europeo, che mira a creare uno strumento di credito europeo, cioè l'Eurobond. Tutti gli articoli che ho passato in rassegna fanno questa proposta, ne danno varie giustificazioni, ma uno in particolare di questi articoli, quello firmato da Giuliano Amato, il nostro giudice, Amato, Messori ed altri, dice chiaramente che questa riforma ha lo scopo, la soluzione dell'Europa, ha lo scopo di rafforzare il ruolo dell'Europa nel mondo. Perché? Perché gli Eurobond dovrebbero rafforzare il ruolo dell'Europa nel mondo? Beh, perché se si emette un titolo di Stato europeo, questo titolo può essere usato dagli altri paesi come strumento di riserva. Le riserve internazionali vengono detenute in minima parte come contanti, in buona parte come conti correnti presso le banche e la banca centrale, ma in buona parte anche sotto forma di riserve di titoli di Stato. Perché? Perché i titoli di Stato danno un rendimento anche minimo, ma lo danno rispetto ai conti correnti, le riserve liquide che non lo danno. Quindi è importante che il paese che emette la moneta internazionale emetta anche titoli di Stato sicuri. Sicuri vuol dire che non sono a rischio di default. I titoli di un paese non sono a rischio di default se la banca centrale di quel paese assolve la funzione di prestatore di ultima istanza. Quindi lo Stato non può andare fallito. Questo accade negli Stati Uniti. In linea di principio non accade in Europa. E sicuramente il principio non accade per i titoli di Stato dei vari paesi. Cioè,
non c'è nessuna regola che obblighi la Banca Centrale Europea a salvare gli stati europei dal fallimento, anche se abbiamo visto che poi in pratica lo stanno facendo. Questo vuol dire che i titoli sovrani dei vari stati europei non sono sicuri come quelli americani e quindi i paesi che vogliono accumulare riserve in titoli non lo fanno con titoli europei. Però se ci fosse un titolo di Stato europeo sarebbe sicuro e sarebbe uno strumento importante per accumulare riserve di valuta internazionale in euro. Per questo motivo quella riforma è importante soprattutto per il rafforzamento dell'Unione Europea a livello internazionale, oltre che per altri motivi, ovviamente, uno dei quali è quello di evitare una crisi dei debiti sovrani europei, come c'è stata nel 2011. Dicevo, ci sono altre due funzioni importanti che il paese egemone deve svolgere. Una è quella di motore dell'accumulazione mondiale e in questo caso ancora gli Stati Uniti sono avanti a tutti gli altri paesi, anche rispetto alla Cina e rispetto all'Unione Europea. Do alcune cifre. Il PIL nel 2021, il PIL degli Stati Uniti era pari a 22 mila miliardi di dollari. Quello dell'Europa, dell'Unione Europea a 18 mila miliardi, quello della Cina a 16 mila miliardi. Quindi ancora gli Stati Uniti sono il paese economicamente più forte del mondo. La conseguenza di questo fatto si vede anche nelle importazioni, che sono lo strumento attraverso cui il paese egemone svolge la funzione di motore dell'accumulazione mondiale. Le importazioni americane erano pari a 318 miliardi di dollari, stiamo parlando del 2021, 318 miliardi di dollari, quelle europee 221 miliardi di dollari, quelle cinesi 229 miliardi di dollari. La Cina dal Scusate, chiudete il microfono per cortesia. Giovanni Russo Steiner che ha il microfono aperto e fa un po' di interferenza. Anche due connessioni. Esagerato. È chiaro? Va bene. Se guardiamo anche al deficit della bilancia commerciale, che è importante, la differenza tra esportazioni e importazioni. Tra importazioni e esportazioni, gli Stati Uniti hanno un deficit di 89 miliardi di dollari, l'Unione Europea di 17 miliardi di dollari, la Cina di 47 milioni di dollari. Per inciso, vorrei farvi anche notare una cosa, che l'Unione Europea nel suo complesso ha un deficit di bilancia commerciale di 17 miliardi di dollari, mentre la Germania ha un surplus di 12 miliardi di dollari, una cosa pazzesca. Questo è un problema che dovrà essere affrontato nelle riforme nella riforma del quadro fiscale europeo, perché se non si risolve questo problema del mercantilismo tedesco, l'Europa non potrà crescere quanto sarebbe necessario. In pratica, negli ultimi 20 anni, le politiche europee sono state dominate dal mercantilismo tedesco, dalla Merkel, dall'ideologia ordoliberista. Però nessuno dei leader europei ha messo sul tappeto questo problema. Ricordo che ne parlò Conte all'epoca in cui si discuteva dell'istituzione del recovery fund. Anzi, credo che usò questo argomento proprio come minaccia o ricatto per indurre Germania e Olanda ad essere meno rigidi su questa cosa. Perché esiste una regola
che stabilisce che il surplus commerciale non può essere superiore, se non ricordo male, al 6% del PIL. Però, a differenza delle altre regole, questa non ha sanzioni. Quindi la Germania la può tranquillamente trasgredire e nessuno gli può fare niente. Mentre l'Italia è stata colpevolizzata, a dir poco, in tutti questi anni, per le sue trasgressioni alle politiche fiscali, è stata costretta a fare politiche fiscali restrittive, perché le regole sul bilancio erano collegate a delle sanzioni, la Germania non può essere costretta a fare questa cosa. Io credo che questo sia un argomento che debba essere messo sul tappeto, perché altrimenti non si esce fuori dalla tendenza alla lenta crescita europea. Ultima cosa, voglio dire, queste tre funzioni sono collegate tra di loro. La funzione di motore d'accumulazione, banchiere mondiale e sceriffo globale sono collegate. Perché? Perché se il paese svolge la funzione di banchiere mondiale ed emette la moneta di pagamento e di riserva internazionale, può permettersi di mantenere un deficit della bilancia commerciale grande quanto volete. Perché? Perché il deficit, la differenza tra importazioni e esportazioni, lo paga con la carta, emettendo appunto la moneta. Tutti quanti sono disposti ad accettare dollari. E quindi gli Stati Uniti possono pagare le proprie importazioni e l'eccesso delle proprie importazioni sulle proprie esportazioni, appunto creando la moneta dal nulla. Quindi il paese può svolgere bene la funzione di motore dell'accumulazione, cioè tenere le importazioni molto elevate, perché svolge bene, se svolge bene, anche la funzione di banchiere mondiale. E poi c'è la funzione militare. La funzione militare è importantissima, perché lo sceriffo globale deve essere sempre pronto a punire i paesi che trasgrediscono le regole. Ora, questa guerra in Ucraina, non so se ve ne siete accorti, ma una delle ragioni per cui la Russia è stata in qualche modo provocata a fare è che i russi volevano farsi pagare il petrolio e il gas in euro, visto che lo vendevano agli europei. I contratti prevedevano pagamenti in dollari o euro, però stavano preferendo l'euro. E questa cosa evidentemente non è molto gradita agli Stati Uniti. Ricordare anche la guerra a Saddam. Saddam aveva deciso che il suo petrolio, almeno quello venduto agli europei, doveva essere pagato in euro. Ora, nessuno, non si può dire che gli americani hanno fatto la guerra proprio per questo motivo, però è evidente che hanno usato le forze armate, la loro funzione di sceriffo globale, anche per punire i paesi che hanno trasgredito quella regola monetaria. Ecco, io vorrei chiudere qua, facendo soltanto una considerazione sulla probabilità che queste riforme si facciano in tempi rapidi. Non è affatto scontato che si facciano. Io ho parlato di interventi teorici, gli economisti ci stanno lavorando, hanno fatto le proposte, e probabilmente Draghi e Macron e qualcun altro, anche gli spagnoli, potrebbero essere favorevoli a questo tipo, sembrano favorevoli a questo tipo, ma non è detto che gli altri paesi, Germania, Austria, Olanda, eccetera, siano favorevoli. Secondo la visione tradizionale, gli eurobond sono considerati una specie di mutualizzazione del debito. La loro idea è che se si fanno gli eurobond vuol dire che gli italiani si fanno pagare i loro debiti dagli olandesi e dai tedeschi, che è una stronzata, ma una cosa che ha funzionato finora. È possibile quindi che ci siano delle resistenze a barare queste riforme. Tuttavia, in questo caso, la crisi funziona bene, nel senso che l'esistenza della crisi fa sì che i paesi che potrebbero opporsi a queste riforme non si oppongono. Tra l'altro, avete sentito parlare anche della proposta fatta da molti
di creare un recovery fund 2 per fronteggiare anche questa crisi, che, questo rallentamento causato dalla guerra. E quindi gli eurobond sono già stati emessi con il recovery fund, con la Next Generation EU, ma sono temporanei. Non sono diciamo una politica permanente dell'Unione Europea. Se si fa un secondo recovery fund, verranno emessi nuovi eurobond temporanei, ma così si continua ad andare avanti. È probabile che, è possibile che si faccia una cosa del genere e che diciamo, la decisione di emetterli in modo permanente e strutturale venga rinviata in un altro anno o due, però con la possibilità che con il Recovery Fund 2 si emettano comunque Eurobond e si continui comunque a fare politiche fiscali espansive. Bene, grazie. Grazie, grazie Ernesto. Richiamo quest'ultima cosa che dicevi, dalla quale sei partito, cioè gli Eurobond. In effetti, appunto, gli Eurobond sono stati sostanzialmente applicati, diciamo, queste idee dell'Eurobond con Next Generation EU come risposta dell'Unione Europea alla crisi causata dalla pandemia. La Commissione ha emesso 750 miliardi di titoli sul mercato finanziario per raccogliere appunto i fondi, le risorse per finanziare i piani nazionali di ripresa e resilienza, e con un importo che è quasi pari all'importo del bilancio europeo. Il bilancio europeo vale circa 1000 miliardi e quindi siamo arrivati in circa 1800 miliardi. Però appunto si tratta di una misura transitoria. Adesso si parla di un ulteriore fondo. Lo stesso Draghi, il nostro presidente del Consiglio, fin da quando era presidente della BCE, ha sempre sostenuto che bisognava rafforzare il bilancio europeo. Perché solo in quel caso appunto l'euro avrebbe potuto, potrebbe, potrà forse assumere quel ruolo internazionale che lo rende competitivo appunto rispetto al dollaro, rispetto agli Stati Uniti. E quindi diciamo questo è il percorso che almeno una parte diciamo dei Stati membri dell'Unione Europea si propone. Con Next Generation EU c'è stata la ripresa che hai menzionato, che però chiaramente in questo momento diciamo, accusa un forte rallentamento per causa del conflitto. E con la guerra forse diciamo, ci sono delle conseguenze ovviamente anche sul piano economico. Intanto il riarmo e quindi l'aumento della spesa militare, la quale spesa militare è anche una spesa pubblica che ha un moltiplicatore più alto, no? Quindi produce anche più reddito nazionale. E poi a causa delle sanzioni, a proposito di monete, a causa delle sanzioni si sta verificando poi che da parte sua la Russia sta utilizzando il rublo come mezzo di regolazione degli scambi internazionali, in particolare quelli sul gas. Quindi in qualche modo diciamo, entra, no, in questa competizione che hai raccontato fra le altre monete. E poi l'altra cosa che si sta verificando è una accelerazione dell'inflazione che era già presente prima che scoppiasse la guerra, diciamo, e che però si sta anche aggravando. Di questo, dell'inflazione e delle sue cause, delle sue conseguenze, ci parla Alessandro Scassellati. Prima di dargli la parola volevo dire che chiaramente dopo l'intervento suo, l'intervento di Paolo Ferrero, se c'è qualcuno che è collegato che vuole intervenire, magari lo segnala in chat in modo che poi dopo possa dargli la parola. Alessandro, prego. Sì,
Salve a tutti e a tutte. Paola, io vorrei che tu mi richiamassi all'ordine dopo 15 minuti, nel senso che vorrei fare un intervento massimo di 20 minuti, se ci riesco. Dunque, io vorrei appunto parlare un po', del fatto che in realtà il mondo in questo momento sta tremando, oltre che non solo per la guerra, ma appunto soprattutto perché c'è un processo inflazionistico che al momento è fuori controllo e vedremo se si riuscirà, considerando tutte le situazioni critiche che sono aperte, a mettere sotto controllo. Io ho scritto una relazione per oggi che è diventata poi un articolo per Transform, quindi diciamo mio testo, che adesso non cercherò di, ovviamente di, come dire, di replicare nel mio intervento, perché è un testo che più che essere un articolo è un saggio e quindi ha delle dimensioni fuori portata. Però ecco, voglio dire, chiunque fosse interessato può andare sul blog sul sito di Transform, e l'articolo è stato pubblicato oggi pomeriggio, quindi fresco fresco. Ecco, per cercare di disciplinarmi, pensavo di leggere velocemente, un po' il sommario di questa relazione, e poi magari, ecco, appunto, di riprendere alcuni punti importanti, cercando di tirare fuori un po' il succo, insomma. Allora, nei paesi ricchi l'inflazione è tornata a livelli che non si vedevano da 40 anni. E ora le banche centrali hanno deciso di intervenire attraverso un rialzo dei tassi di interesse e la fine delle politiche non convenzionali di quantitative easing. Un percorso di, tra virgolette, normalizzazione delle politiche monetarie pieno di incertezze e di insidie alla luce delle tremende faglie che ci si sono aperte nell'economia mondiale a seguito, oltre che di un'inflazione crescente, appunto, della frammentazione geopolitica, della persistenza della pandemia da Covid-19, che non è che è sparita, anzi, nelle sue varianti, in particolare la variante Omicron, per esempio, in questo momento in Cina, una città di 21 milioni di abitanti che si chiama Shanghai, che è anche un grande centro industriale e un grande porto, è in una situazione di lockdown. Della guerra Russia-Ucraina, del caos delle global supply and value chains, cioè delle catene di approvvigionamento delle materie prime, dei componenti industriali e dei prodotti industriali, dell'aumento dei prezzi di cibo e energia e materie prime minerali, della crisi del debito e della sicurezza alimentare nei paesi a medio e basso reddito e del prevalere di un orientamento ribassista nei mercati azionari. Le probabilità di una recessione in Europa, negli Stati Uniti e in Cina sono molto significative, in aumento, e un crollo in una regione aumenterà le probabilità di un crollo nelle altre. Nella sostanza, insomma, io non ho una visione molto positiva, ma penso che sia suffragata, per il lavoro che ho fatto in questi giorni per mettere in piedi questa relazione, diciamo suffragata da dati e direi quasi oggettivi, e comunque da una serie di fonti molto molto variegata. Allora, venendo un po' alle questioni, noi siamo stati per circa 12 anni, 10, insomma, anzi, diciamo 9 anni, nella zona euro, con tassi di interesse a zero e con i tentativi fatti in tutte le maniere. Appunto, da aver portato i tassi a zero, dall'aver messo in piedi queste politiche non convenzionali, per cui la Banca Centrale Europea ha 5 trilioni di euro di bilancio, che sono poi sostanzialmente titoli di Stato dei vari paesi e anche, diciamo, delle obbligazioni di imprese private. Dall'altra parte, la Federal Reserve ha circa un bilancio di 9, quasi 9 trilioni di dollari, anche qui fatto di titoli di Stato, di buoni del tesoro e di titoli con
con ipoteca, ecco, e diciamo, però si è cercato in tutti i modi di fare sì che l'inflazione arrivasse a quel livello che loro, che diciamo che le banche centrali convenzionalmente considerano sano, che è quello del 2%, e in sostanza non ci si è riusciti. Ricordiamo che nel caso europeo queste politiche erano state chiuse nel 2018, quelle del quantitative easing, e nonostante che i tassi erano mantenuti bassi, l'inflazione non si materializzava, non si è materializzata neanche la ripresa economica con una certa vivacità. E quindi, se voi vi ricordate, nel 2019 il nostro presidente del Consiglio, allora governatore, insomma presidente della BCE, fece ripartire il quantitative easing nel 2019, poco prima, prima quindi della pandemia, e poi dopo la pandemia ha portato a tutto quello che abbiamo vissuto, cioè un'ulteriore accelerazione, nuovi programmi e anche appunto queste forme di cui parlava prima Ernesto, cioè Next Generation EU, c'è stato anche il programma SURE, ci sono stati tutta una serie di tentativi appunto di rimettere dentro l'economia europea, ripompare del denaro, possibilmente per orientarlo a degli investimenti, perché pensate di tutta questa operazione del quantitative easing, cioè della creazione di moneta, è che ha fondamentalmente lavorato, ha avuto come effetto soprattutto quello di potenziare la finanziarizzazione, e quindi i mercati azionari sono andati alle stelle, ma non si sono materializzati con gli investimenti, diciamo, dell'economia reale, come si dice, che creano occupazione, che creano sviluppo, che creano innovazione. In questi anni, sostanzialmente, il tema di fare sì che le imprese, gli imprenditori, le start-up investissero in attività produttive reali, in realtà non ha avuto alcun successo, cioè, o comunque un successo molto modesto rispetto alla quantità di denaro che è stata dirottata, creata ex novo nell'economia. Ora, questo adesso ci troviamo in una situazione in cui lo scenario si capovolge, ecco perché finalmente, cioè finalmente dico per dire, perché appunto per anni si è cercato di creare l'inflazione, abbiamo finalmente una nuova ondata inflazionistica, che però il piccolo problema è che non sta al 2%, ma è molto superiore e cresce di mese in mese. Questo fenomeno, diciamo, è iniziato, diciamo, sostanzialmente con la ripresa anticipata dell'Asia rispetto all'Europa e agli Stati Uniti, nel momento in cui c'è stato, per esempio, sul gas, soprattutto sull'energia, c'è stata una ripresa della domanda, soprattutto in Asia, che ha cominciato a far aumentare in particolare. Consideriamo questo, se noi ci ricordiamo, insomma, ecco, che tra il gennaio, il febbraio del 2020 e l'aprile del 2020, cioè in quei mesi, praticamente ci sono stati i lockdown. L'Italia è stato uno dei paesi che più ha adottato questa soluzione. Comunque, l'economia, c'è stato uno shock sia dal punto di sia dalla parte della domanda, che dalla parte dell'offerta. Si parla tanto appunto dei prezzi del petrolio, per esempio. Ecco, in quella fase i prezzi del petrolio, addirittura il petrolio, quello da scisto americano, è andato sotto zero, cioè è crollato completamente. E diciamo, i prezzi sono cominciati a risalire nella seconda metà del 2020. Ricordo anche che l'OPEC, nella sua versione normale, nell'OPEC Plus, quindi quella con la Russia,
riuscito a tagliare, non mi ricordo più adesso, 5 miliardi di barili. Insomma, hanno dovuto cercare di controllare il ribasso dei prezzi. E chiaramente non ci sono stati investimenti in nuove perforazioni, fermo restando che probabilmente anche a parte gli Stati Uniti, credo in buona parte del mondo, negli ultimi 10 anni ci siano stati ben pochi investimenti, sostanziali nella ricerca di energia fossile. Ecco, quindi è anche uno dei motivi per cui oggi è difficile, in questa situazione, aumentare la produzione. Oltre al fatto che ci sono paesi come l'Iran e il Venezuela che sono venuti fuori dal mercato dagli embarghi creati sostanzialmente dagli Stati Uniti negli ultimi 10-15 anni. Ora, il corso dell'inflazione è stato inizialmente sostanzialmente per circa un anno, ecco, quando è cominciato a diventare visibile, i banchieri centrali, gli economisti, c'è stata tutta una discussione, un dibattito che chiaramente continua, ma nella sostanza si è detto, ma qui c'è uno shock dell'offerta legato sostanzialmente ai prezzi dell'energia e al fatto che le catene di approvvigionamento sono entrate in crisi. Ricordo che questo sistema, il sistema delle catene di approvvigionamento, quindi della logistica, è un tema centrale nel capitalismo, nella forma organizzativa del capitalismo che si è venuto a creare nella fase, negli ultimi 30 anni, quindi nella fase neoliberista. Sostanzialmente la decentralizzazione delle attività produttive, soprattutto in Cina, che non a caso è diventata la fabbrica del mondo. Hanno fatto sì che queste catene di approvvigionamento si siano allungate, siano uscite fuori dai paesi, hanno coinvolto sempre più un numero sempre più ampio di paesi, ovviamente con gradi di incorporazione diversi in termini gerarchici, un termine che usava Ernesto prima, no? Cioè qualcuno c'è al vertice e qualcun altro invece fornisce solo materie prime all'interno di questo sistema. Sono nate miriadi di zone fiscali a zero, di export platforms dal Messico alla Cina all'Europa orientale. E quindi la produzione si è spalmata, in tutto il mondo, però questo è stato accompagnato da una rivoluzione logistica legata anche alla gestione digitale e soprattutto ovviamente a uno sfruttamento enorme del mercato di chi lavora in questi settori della logistica. Questo ha consentito appunto da un lato di abbassare i costi perché si è andati a produrre laddove il costo del lavoro e tutta una serie di altri costi, quelli ambientali, eccetera, erano minori, e poi però la logistica ha consentito di portare queste merci in luoghi puntuali e di assemblarle e poi di ridistribuirle all'interno dei mercati. Il sistema ha lavorato sempre just in time, quindi senza scorte. E questo è una grande efficienza da un punto di vista dei costi. Però il rovescio della medaglia è la grande fragilità di questo sistema. E la pandemia l'ha dimostrato, la pandemia e ancora oggi, tutto quello che sta succedendo, ha dimostrato che questa fragilità è veramente grandissima. Ecco, io mi ricordo di aver scritto un articolo la scorsa primavera quando la Evergrande, che era una gigantesca, la più grande nave container, con proprietà fatta con capitali giapponesi, gestita dai tedeschi, cioè quelle cose che per cui nel mondo del marittimo, sono tutte cose dove la localizzazione in paradisi fiscali per non pagare le tasse, ecco, però si andò a incastrare nel canale di Suez. E lì si vide, no, come
e rimase bloccata per più di una settimana, bloccando centinaia e centinaia di navi container che dalla Cina o dall'Asia venivano, dall'Asia più in generale, venivano in Europa, no? E mettendo, lì si vedeva appunto, mettendo già in crisi il sistema della logistica. Si è creato un caos da questo punto di vista, mancano i containers, perché nella sostanza si è poi creata una situazione per cui con i blocchi, con i lockdown produttivi legati alla pandemia, sono diventati importanti solo alcune rotte, diciamo la rotta per esempio fra la Cina e gli Stati Uniti, in particolare i porti della costa della California, Long Beach, e dall'altra i porti europei. La crisi della pandemia ha portato, per esempio, gli americani, soprattutto, ma anche noi europei, sostanzialmente, da un punto di vista della domanda, a chiudere buona parte della domanda di servizi, perché i ristoranti sono stati chiusi, perché i cinema sono stati chiusi, i teatri sono stati chiusi e così via, vacanza, e si ha concentrato sostanzialmente la domanda sui beni, e questo ha creato un problema enorme dal punto di vista appunto della domanda di questi beni, che nel frattempo spesso non potevano, quindi si sono prima esaurite le scorte e poi si è attivato, diciamo, questo percorso della logistica. Però la logistica è entrata in crisi, anche perché, per dirne una, i marittimi non potevano più scendere dai navi perché c'era il Covid, i camionisti erano anche loro sotto Covid e quindi non si potevano scaricare i container, per cui era, per esempio, è diventato conveniente per i cinesi scaricare i container pieni e ritornare indietro con i container vuoti, senza beni americani, per intenderci, da portare in Cina, perché diciamo ci si voleva troppo tempo per riempire questi container americani, mancanza di container, una scarsità di container. Ecco, questo per dire che... Alessandro, scusami, 16 sì. Minuti. Ah, ecco, allora vedi, non ho fatto praticamente niente, va bene. No, ecco, adesso quello vado veloce, cerco di andare più veloce, poi ovviamente si può andare sulla mia relazione per cercare di vedere i dettagli, alcuni dettagli, e entrare meglio nella questione. Diciamo che, ecco, ci sono alcuni, c'è stato questo discorso da un punto di vista dell'inflazione. Il tema è quello di capire quali sono le cause e quali sono anche, diciamo, oltre che le conseguenze, i tempi. Allora, da questo punto di vista, credo che sia evidente che il tema è quello dello shock dell'offerta. E lo shock dell'offerta significa appunto l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e minerali, l'aumento del cibo, la guerra in Ucraina sta creando una crisi di sicurezza alimentare in molti paesi poveri, rispetto al fatto che il grano, i cereali, ma anche i fertilizzanti vengono esportati nel mondo, erano al 50%, diciamo, o russi o ucraini o bielorussi, e quindi con le sanzioni, col blocco dei porti del Mar Nero, del Mare d'Azov. In sostanza, ci sono paesi come l'Egitto che importavano il 50% del loro grano dalla Russia, ecco, per dire. Quindi questo crea tutta una serie di problematiche di cui anche molti paesi che sono produttori di cibo in questo momento, per garantirsi la loro sicurezza alimentare, stanno vietando l'export dei loro prodotti. L'Indonesia, per esempio, ha bloccato l'esportazione di olio di palma, che è un olio che magari a noi non piace, però viene usato tantissimo nella produzione industriale, soprattutto in paesi come l'India, come l'Africa, paesi dell'Africa,
è usato come materia prima alimentare per poter cucinare, per poter condire i cibi, eccetera. Altri temi sono quello appunto della, quello che dicevo appunto della crisi delle catene di approvvigionamento, la frammentazione geopolitica dell'economia globale, e lo vediamo adesso con la guerra da una parte, ma anche e soprattutto con la guerra fredda, che ormai è iniziata, diciamo, ufficialmente nel 2018 con le misure protezioniste che Trump mise nei confronti dei prodotti cinesi, la lotta contro Huawei e contro altre compagnie a tecnologia avanzata cinese da parte degli Stati Uniti, e che continua oggi sempre più accanitamente, anche da un punto di vista politico-militare. Basta pensare che la NATO adesso a giugno presenterà la sua nuova strategia e l'Indo-Pacifico diventa una delle aree in cui la NATO, non solo la Russia è un rivale, ma anche appunto la Cina è considerata un rivale sistemico. Ecco, quindi i prezzi del cibo, dicevo, sono aumentati, le conseguenze della guerra in Ucraina, diciamo, sono tantissime ovviamente, e colpiscono soprattutto l'Europa. Oggi ci siamo svegliati con la notizia che Polonia e Bulgaria non avranno più il gas della Russia. La Polonia, il 50% del suo gas viene dalla Russia. Dopodiché, certo, c'è un rigassificatore, può usare il GNL, che viene dal Qatar, viene dagli Stati Uniti. Costa il 20% di più di quello che viene dalla Russia, per essere chiari. Perché poi, voglio dire, d'accordo, possiamo fare un discorso di stare dalla parte dell'Ucraina, ma poi dovremmo fare anche i conti nostri, diciamo, rispetto a quanto ci costa questa guerra, non solo in termini della quantità di denaro che viene dato con armi. Complessivamente i famosi paesi dell'alleanza di cui si è parlato in questi giorni, circa 40 paesi che insieme con gli guidati dagli Stati Uniti hanno già dedicato all'Ucraina 5 miliardi di dollari in armi, di cui 3,7 sono stati dati da soli dagli Stati Uniti. Quindi l'altro aspetto che bisogna considerare in termini di conseguenza è la crisi del debito dei paesi poveri. Allora, se le banche centrali, come sembrerebbe che siano orientate, la Federal Reserve già lo ha fatto a marzo e prevede di farlo da qui alla fine dell'anno, forse con aumenti dello 0,50 a botta, quindi con l'obiettivo di arrivare a un valore neutrale rispetto all'inflazione programmata, che dovrebbe essere il 2%, quindi portare i tassi interessi al 2,4% circa entro la fine dell'anno. L'Unione Europea è un po' più cauta, ecco, nel senso che ancora non si parla di aumenti di tassi interessi, si comincia a dire che però forse a luglio ci sarà il primo tasso interesse. In Unione Europea, almeno nell'Eurozona, che è la zona, diciamo, governata dalla BCE, in 19 paesi, siamo ancora con tassi di interesse sotto zero, siamo ancora 0,50 sotto lo zero. La Lagarde ha già annunciato che tutta la parte invece di programmi di acquisto dei titoli, probabilmente nel terzo trimestre, adesso a giugno ci sarà la riunione, dell'anno, quindi entro settembre dovrebbero essere chiusi. Ecco. Quindi siamo in una fase diversa da un punto di vista delle politiche monetarie, una fase restrittiva. Questo è un pericolo enorme non solo per noi tutti, diciamo, ma per i paesi poveri che hanno alti debiti. Questi paesi sostanzialmente non hanno avuto il lusso che abbiamo avuto noi, di avere una banca centrale che faceva il quantitative easing e abbassava i tassi di interesse.
ma hanno dovuto fare debito durante la pandemia, perché le loro banche centrali non hanno nessuna credibilità rispetto al sistema finanziario internazionale, e quindi o facevano debito. Questo debito è stato fatto non tanto con le istituzioni multilaterali, tipo il Fondo Monetario, che pure ha messo a disposizione dei soldi, la Banca Mondiale, piuttosto che le altre banche di sviluppo, ma è stato fatto molto con banche private e con operatori finanziari privati. Quindi adesso poi, diciamo, nel 2020 i tassi di interesse erano zero, e quindi o comunque bassissimi, e anzi questi operatori privati cercavano di piazzare questa enorme quantità di fondi, parte di questa enorme quantità di fondi che nei paesi ricchi si sono creati con le politiche monetarie accomodanti, come si dice, per cercare di metterli investirli, diciamo, tra virgolette, in situazioni dove potevano fare dei profitti maggiori, e i paesi poveri del terzo mondo sono diventati uno dei target, ma questo è già successo negli ultimi più di 10 anni. Poi nel 2021, diciamo, la situazione è cominciata a cambiare, e adesso ci si trova con la situazione dell'inflazione, in cui questi paesi non hanno nessuno spazio fiscale per poter fare quello che abbiamo fatto noi. Cioè, il governo Draghi, ricordiamoci, ha messo 20 miliardi di euro per fare da cuscinetto sull'aumento dell'energia. Cioè, ha cercato di proteggere, tra virgolette, gli italiani, le imprese italiane, dagli aumenti dei prezzi del gas e del petrolio. Questo spazio i paesi dei poveri non ce l'hanno, non c'hanno, perché sono indebitati e non hanno più margini per poter fare nessun tipo di cosa. Nel frattempo arriva l'inflazione, e arrivano politiche monetarie a livello dei paesi ricchi, che sono aumentano i tassi di interesse. Questo comporta la fuga di capitali da questi paesi, che a questo punto vengono visti come a rischio, e quindi, diciamo, i capitali vanno dove c'è sicurezza. La sicurezza sta negli Stati Uniti, sta magari un po' nell'euro, nel franco svizzero, cioè in quelle monete che danno delle garanzie, diciamo, come dire, di stabilità, o comunque, o anche di guadagnare dei soldi. Ora, quello che succede è che nel momento in cui questi paesi si trovano con l'insicurezza alimentare, con il debito che non sono in grado di fare il servizio, qui abbiamo il caso del Sri Lanka, che nella mia relazione ho un po' analizzato, dove ci sono state in questi giorni, ci sono ancora proteste popolari, ci sono state morti e anche feriti, 51 miliardi di debito estero, non riescono, le riserve valutarie sono finite, non riescono più a importare le medicine, il cibo e la benzina, ecco. E quindi adesso l'obiettivo è quello di far intervenire il Fondo Monetario, che ovviamente sta chiedendo cambiamenti nelle politiche per intervenire, vuole, diciamo, una politica di austerità, no? Ecco, le solite riforme strutturali, con qualche attenzione, diciamo, magari ai sussidi alimentari e altre cose di questo genere. Alessandro, finisco. Okay. L'ultima cosa che volevo dire, la penultima, diciamo, è quella appunto di quello che succede a Wall Street e nei mercati azionari. Questo discorso delle politiche monetarie restrittive verso le quali stiamo andando, l'inflazione, la guerra in Russia, stanno facendo sì che per dire, l'ultimo trimestre è stato il peggiore negli ultimi 5 anni a Wall Street, no, dal punto di vista dei valori. Quindi e le politiche, la Federal Reserve, così come la BCE, nel momento in cui comincerà a aumentare i tassi, una delle questioni centrali, diciamo, da un punto di vista del limite dell'azione, del tipo di approccio che possono fare, cioè un approccio morbido, un approccio brutale. L'approccio brutale è quello è stato utilizzato dall'inizio degli anni Ottanta da quel cosiddetto Volcker Shock, quello che ci ha portato al neoliberismo e a tassi di interesse negli Stati Uniti del 20% per cercare di distruggere l'inflazione, che ha avuto successo dal punto di vista dell'inflazione,
l'ha portata al 3% nel 1983, però ha distrutto l'economia americana e ha portato a quel processo appunto di cui si parlava, di decentramento produttivo, le fabbriche della cosiddetta cinta industriale degli Stati Uniti, il Michigan, la Pennsylvania, l'Ohio, quelle che hanno poi dato il voto a Trump nelle elezioni in cui è stato eletto, no, si sono deindustrializzate completamente perché le aziende sono fallite. Questa è la sostanza. Il punto centrale di tutto questo discorso è che se si va verso le politiche monetarie restrittive, si usano i tassi di interesse che sono un'arma, una specie di bomba atomica rispetto a tutto il settore economico, a tutti i settori economici, sia dal punto di vista dei lavoratori, nel senso che il rischio è la disoccupazione, la possibilità di minori investimenti da parte delle imprese e quindi anche di blocco della ripresa e ovviamente anche dell'occupazione. Forse bisognerebbe ragionare su altri sistemi, come per esempio il controllo dei prezzi, sistemi che sono stati usati durante la Seconda Guerra Mondiale, durante gli anni 70, l'indicizzazione dei salari, cioè, questo è un tema che si proporrà, si metterà sul tappeto perché le banche centrali non controllano gli shock dell'offerta e possono solo intervenire attraverso i tassi di interesse sulla domanda. Domanda in Europa è molto debole, negli Stati Uniti forse un po' più in avanti, però quindi diciamo è un'arma piuttosto spuntata che rischia di fare grandi danni. Io ho cercato di mettere nella mia relazione, se uno lo va a vedere, un po' di altri strumenti alternativi che ci sono, tra cui bisognerebbe ragionare sull'antitrust, perché le grandi aziende oligopolistiche, monopolistiche, diciamo le global corporations, sono in grado e lo stanno facendo. Basta pensare ai profitti che stanno hanno fatto in questi ultimi mesi, quest'ultimo anno, in questi ultimi mesi, quelle del petrolio, ma non solo loro, diciamo, profitti record. Quindi evidentemente queste sono in grado di scaricare sui consumatori a valle i costi e continuare a fare profitti. Diciamo, ecco, quindi bisognerà, credo che alla fine ci dovremmo rendere conto, anche il mainstream, diciamo, quindi anche le banche centrali i governi si dovranno rendere conto che forse bisogna tornare a logiche che magari non piacciono da un punto di vista del neoliberismo, perché sono considerate intrusive, no, rispetto alle scelte delle aziende, dei monopoli, degli oligopoli che si sono formati in questi ultimi 30 anni. Però se si vuole la pace sociale sostanzialmente e evitare che il mondo vada per aria, considerando che i rischi sono enormi, perché torno a ripetere, la crisi dei paesi poveri, stiamo parlando di un centinaio di paesi nel mondo, cioè quindi è all'orizzonte. Scusate se non sono stato così sistematico, grazie. Grazie Alessandro, no, si è capito benissimo quello che volevi dire. E sì, ci vorrebbero altri sistemi, giustamente dici tu, per esempio il controllo dei prezzi, per esempio controllo dei prezzi dell'energia, io dico che le bollette dovrebbero essere commisurate al reddito, per esempio, perché luce e gas sono diritti universali. Poi soprattutto bisognerebbe rimettere in gioco l'antitrust. Qui ci sono dei monopoli e degli oligopoli. Pensa al settore marittimo, ci sono tre alleanze che hanno in mano tutto il trasporto marittimo mondiale. Tre. Sì, hai richiamato anche l'interruzione delle catene di approvvigionamento, no? Quando è successa la pandemia, il lockdown con la crisi della domanda, ma anche la crisi dell'offerta, e che adesso, diciamo, peggiora, è sotto gli occhi di tutti con la guerra. E prima della guerra l'Europa stava cercando di creare una autonomia strategica, si diceva. A febbraio, con la guerra, l'alto rappresentante per la politica estera ha detto che l'Unione Europea si deve mettere in testa la difesa e la sicurezza, altro che fare discussioni teologiche sull'autonomia strategica.
E quindi il ruolo dell'Europa, dell'Unione Europea in tutta questa situazione può aiutare oppure no? Il titolo della relazione di Paolo Ferrero non mi sembra che vada proprio in questo senso perché si chiama Il suicidio dell'Unione Europea. Prego, Paolo. Sì, ciao a tutti e tutte. Non vi prometto di stare in un quarto d'ora, ma diciamo sarò più breve dei 40 minuti cada uno di Ernesto e di Alessandro. Ovviamente anche l'interesse delle cose che dico saranno proporzionali al tempo. Il motivo del titolo della mia relazione è che quando ne abbiamo parlato con Ernesto, io gli ho detto: guarda, l'unica cosa che posso fare e commentare, ma stiamo parlando di un mese fa, come l'Unione Europea si è suicidata con questa incapacità di svolgere un ruolo politico sulla guerra. Adesso concretamente io proverei ad affrontare due nodi. Il primo è relativo al quadro politico, le ragioni politiche dal mio punto di vista della modifica della governance, perché Ernesto ci ha raccontato, diciamo, gli elementi di tipo anche di cultura economica, no? Dicendo che c'è una ripresa dell'elemento keynesiano nel dibattito tra economisti e nell'affacciarsi di questo dibattito alle proposte di governo. Io vorrei ragionare un attimo sul perché questo avviene o qualche elemento di questo. In secondo luogo, ragionare un attimo su questo suicidio, su quello che io chiamo il suicidio dell'Europa in questi 2 mesi da cui è iniziata la guerra scatenata da Putin. Prima questione. Noi abbiamo avuto una governance rigidissima, che è quella dei trattati, del patto di stabilità e di tutto il resto. Questi trattati hanno avuto una funzione enorme, che è stata quella di impedire a tutti i popoli di poter decidere di cambiare politiche economiche. I trattati sono stati una specie di legge sovraordinatrice che ha concretamente distrutto la democrazia in Europa, impedendo ai singoli stati di poter decidere una modifica di orientamento. Quindi questi trattati hanno ridotto la politica al scegliere il conduttore del treno, ma i binari erano già messi, ed è uno dei motivi per cui la democrazia in Europa è stata smontata in questi 30 anni. Questi trattati però hanno permesso di distruggere il welfare europeo assieme alla democrazia, che a mio parere è l'altro grande obiettivo delle classi dirigenti europee che si sono posti. Se vi ricordate Draghi quando faceva il suo lavoro da presidente della Banca Centrale Europea e nella vicenda greca teorizzò il fatto che il welfare europeo era da far fuori perché era una cosa fuori del tempo nel nuovo mondo. Quindi, a mio parere, questa era la governance, diciamo, voluta dagli ordoliberisti, accettata dai francesi e quant'altro. Ha demolito la democrazia e il welfare in Europa e con esso ha indebolito il movimento sindacale a livelli pazzeschi e prodotto elementi di guerra tra i poveri e di crisi sociale, diciamo appunto disarticolata. In questo quadro, la pandemia, a mio parere, ha prodotto un elemento di cambio di quadro, perché la pandemia si è intrecciata casualmente ma con un elemento di crisi della globalizzazione. Noi abbiamo avuto negli anni precedenti alla pandemia il forte attacco di Trump rispetto alla Cina, che si è posto in termini, tra virgolette, contrattuali, cioè di ridefinire le relazioni. E nello stesso periodo, appena dopo, è iniziata la pandemia e le classi dirigenti europee si sono rese conto che non riuscivano a soddisfare nemmeno i livelli minimi che sono richiesti a un sovrano, a un'elite, ad esempio quello della sicurezza delle persone. L'Europa ha scoperto che non era in grado di fare le mascherine né di avere i reagenti chimici con cui fare i tamponi, cioè
cioè che dentro la distribuzione della produzione su scala globale che ci spiegava Alessandro prima, non era garantita nemmeno la sicurezza. Così come, questa mi pare la parte più rilevante, perché nella prima fase della crisi del Covid, Merkel e Macron hanno ragionato e avanzato una proposta. E in questa proposta c'è stata un'idea di fondo di costruzione dell'Europa come macro-regione, con una sua idea di sicurezza su tutti i livelli, con un'idea di non stare più nella globalizzazione con un'ideologia iperliberista, essendo gli unici che ci credevano, ma di puntare ad avere un campione europeo per ogni settore strategico e avanti di questo passo. In questo quadro è emerso, secondo me, quindi una modifica dell'idea del modo in cui l'Europa doveva stare nel mondo, con una, diciamo, in modo più gagliardo, no? C'era questa idea di far valere le proprie ragioni anche al di là dell'ideologia neoliberista. E legato a questo c'è stato concretamente la necessità di fare un lavoro di risposta alla crisi in termini di finanziamento pubblico enorme, tutto quello che abbiamo visto, perché c'era appunto il rischio di un'implosione sociale, di una crisi di banche, imprese e tutto il resto. La gestione, quindi sono stati messi sul tavolo i prestiti, i finanziamenti a, diciamo così, a fondo perduto e tutto quello che abbiamo visto. Tutto questo è stato gestito già con una modifica della governance, perché concretamente, invece che viaggiare all'unanimità, diciamo così, l'Europa, l'Unione Europea ha viaggiato con un gruppo centrale riunito attorno a Francia e Germania, che dava soldi e contrattava con il gruppo dei paesi dell'est e con il gruppo dei paesi del nord. Questo è avvenuto. Non più un meccanismo rigido come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma un meccanismo politico di contrattazione in cui i più forti hanno dettato la linea e hanno contrattato, dando soldi poi alla fine, perché quelli che si dicono molto parchi e austeri e quant'altro, poi hanno scambiato il loro consenso politico in cambio di soldi, dall'Olanda a tutti gli altri. E la stessa cosa hanno fatto nei paesi dell'est. Quindi a me pare che lì c'è stata una modifica concreta della governance, che non si è ancora trasformata in nulla, ma che in quella fase intermedia, dovuta alla sospensione del patto di stabilità, ha permesso un'operazione politica. Questa operazione politica, diciamo di gestione interna, c'ha un corrispettivo esterno, o aveva un corrispettivo esterno, che era l'idea di un rafforzamento potente dell'euro come valuta di riserva e di scambio internazionale, fondato su due pilastri. Uno, lo sviluppo della green economy, e quindi un ruolo dell'Europa di avanguardia in quella che deve essere la transizione verde da fare per evitare che il mondo finisca, diciamo, per eccesso di inquinamento e di aumento della temperatura. E dall'altra la digitalizzazione. Mi sembra che erano i due pilastri su cui l'Unione Europea ha pensato, come diceva Christine Lagarde, di costruire un mercato dei capitali liquido e profondo, no? E quindi di trasformare l'euro in una vera moneta grande, in cui il ruolo della BCE, gli eurobond e tutto il resto stavano assieme, e politiche fiscali espansive permettevano di fare da supporto di questo. E in questo quadro una modifica della governance del tutto finalizzata a un governo capitalistico di questo che fosse più flessibile dei patti iperrigidi che erano stati utili per distruggere il welfare e il sindacato, ma non erano utili per combattere la guerra dentro la crisi della globalizzazione. Questo mi sembra che è accaduto. E in questo senso c'era un'idea di fondo. Vediamo come questo, adesso Ernesto diciamo, ha raccontato quali sono le ipotesi di modifica strutturale, io mi fermo al fatto che sono state praticate
delle modifiche de facto della governance che hanno permesso di reggere la questione della pandemia positivamente, se pensiamo a come invece è stato affrontato la crisi delle banche, della banca statunitense, diciamo nel 2007-2008. E vediamo invece come la guerra incide su questo, perché dei riverberi ci sono. Tanto, a mio parere, diciamo così, di guerre non ce n'è una, ma ce ne sono due. Cioè c'è una guerra regionale aperta dalla Russia sulla questione della sicurezza, e c'è una guerra globale aperta dagli Stati Uniti che riguarda la possibilità degli Stati Uniti di continuare ad essere il sovrano del mondo pur non avendone più alcuna delle caratteristiche strutturali, né economica, né finanziaria, né militare. E mi sembra che ci sono questi due conflitti e gli esiti più giganteschi li fa il secondo. E se sono molto giganteschi, noi non saremo più a fare riunioni tra 15 giorni, perché nel frattempo è scoppiata la terza guerra mondiale. Ma diciamo, quella statunitense ha tutti gli effetti, mentre quella russa mi sembra un'azione criminale, ma geograficamente delimitata, quella statunitense ha tutti gli effetti un inizio di terza guerra mondiale. E poi può essere che c'è l'escalation fino in fondo o no, ma di questo si tratta, a mio parere. Quindi noi adesso, questa parte di ragionamento che farò sarà al netto del fatto che non si mettano a tirarsi missili, perché cosa possibile per come sono messi in questo momento? E se non si mettono a tirare i missili, a mio parere questa guerra scatenata dagli Stati Uniti in risposta alla guerra cominciata dalla Russia ha prodotto un primo elemento sull'Europa, ha prodotto l'effetto più grande sull'Europa, e l'effetto sull'Europa è enorme perché è geopolitico, cioè ha costruito un muro di Berlino che va dal Mar Baltico fino giù al Caucaso, sostanzialmente separando la Russia dall'Europa, o se volete l'Europa dall'Eurasia. Questo è un fatto enorme perché mette l'Europa nelle mani degli Stati Uniti dal punto di vista di una serie di approvvigionamenti e nei fatti realizza quello che è il sogno della Gran Bretagna dopo che ha rotto con l'Unione Europea, perché Boris Johnson è il vero presidente dell'Unione Europea oggi, cioè un asse atlantico totale in cui quella che è il baricentro geopolitico dell'Europa viene scompaginato, è come se l'Europa fosse diventata un'isola separata dalla Russia. È una cosa senza senso e palesemente ne pagheremo il prezzo su vari livelli. E secondo, questa cosa si è trascinata dietro e accentuato, non si è trascinata, un elemento che era già presente da parte della NATO dall'anno scorso, perché nel giugno 21 la NATO ha definito la Cina come avversario strategico. Era la prima volta e adesso finirà nelle dottrine, nell'asse strategico. Il punto che faccio notare è che però questo non solo ha fatto sì che i due vertici NATO che ci sono stati negli ultimi mesi e mezzo sono stati tutti e due fatti con i paesi NATO più i paesi del Pacifico, amici degli Stati Uniti. Ma la cosa impressionante è che la riunione NATO, non l'ultima, la penultima, il deliberato finale è contro la Cina quanto è contro la Russia. Cioè sono riusciti in una genialata pazzesca di mettere questa cosa della Cina e della Russia sullo stesso piano mentre c'è la guerra sulla Russia. Questo la von der Leyen, quando è stata in India qualche giorno fa, il 25 aprile, in cui ha rilanciato il suo ruolo economico dell'Europa sul piano della green economy e della digitalizzazione e delle relazioni che questo può avere con l'India, in quanto siamo un partner commerciale significativo. Però è importante, secondo me, notare che in quella sede la von der Leyen di nuovo dice che la Cina è un nostro partner negoziale, concorrente economico e rivale strategico.
Ora, perché la Cina sia un rivale strategico dell'Europa, qualcuno me lo deve spiegare. Allora, il punto che a me pare essere avvenuto dentro la guerra è che non attraverso un meccanismo di disciplinamento economico, ma attraverso un meccanismo, diciamo così, di tipo militare, del monopolio della forza fisica legittima, per usare la terminologia che si usa per gli Stati, e gli Stati Uniti hanno disciplinato l'Europa. E l'Europa ha assunto un asse strategico che è totalmente contrario ai suoi interessi geopolitici, sia sul versante della Russia, sia sul versante della Cina. Ora, questa cosa qui avrà dei riverberi a livello globale. Ripeto, se non finiamo nella guerra nucleare, io spero che si riesca a costruire un mondo multipolare, perché non mi piace molto un mondo bipolare tra due poli capitalistici, francamente, di cui è difficile trovare qual è il peggio. Ma il nodo che a me pare è che sicuramente il dollaro pagherà dei prezzi, perché a me pare la situazione è tale che gli Stati Uniti non riescono a reggere il potere che hanno avuto sinora, e quindi che il re è nudo verrà fuori nella prossima fase, e questa guerra accelera questo processo. Quindi gli Stati Uniti sono destinati a pagare un prezzo anche in termini di tenore di vita delle popolazioni statunitense, vista una relativa perdita di monopolio sugli scambi monetari, che è dovuto anche al loro comportamento. Perché se uno sequestra tutti i conti correnti della banca centrale russa che stanno fuori dalla Russia, diciamo così, non dà un gran segnale di un garante per tutto il mondo. Tutti pensano, il minuto dopo, pensano che devono cambiare la valuta in cui c'hanno le riserve e fare molto attenzione alle loro riserve, perché finché gli Stati Uniti bastonano Cuba o il Venezuela è una porcheria che non ha effetti sistemici. Ma se iniziano a farlo con una roba come la Russia, che è un grande esportatore, questo produce un disastro. Secondo me hanno prodotto un vero terremoto che produce un effetto opposto a quello che gli Stati Uniti pensavano. Cioè gli Stati Uniti pensavano di bacchettare il mondo e di rimettersi in testa alla cordata, e io penso che l'effetto che hanno ottenuto è quello che l'unica serie di idioti che si è messa in fila sono i dirigenti europei, che si sono tolti il cappello davanti agli Stati Uniti, messi l'elmetto dell'esercito statunitense e, sacrificato gli interessi delle stesse classi dirigenti europee alla volontà statunitense. Ma il resto del mondo invece si è spaventato. Dalla Cina all'India, al Sudafrica, arrivando all'Arabia Saudita, in parte al Messico, al Brasile, cioè a situazioni che mai avevano preso le distanze dagli Stati Uniti, a mezza Africa. Insomma, siamo arrivati a una condizione. In questo quadro, e finisco perché sennò vado oltre i 20 minuti anch'io, secondo me gli Stati Uniti pagheranno un prezzo. Ma chi paga il prezzo più forte è l'Europa. Perché noi siamo i servi scemi di quelli che sono destinati, secondo me, a perdere dentro questa contesa. Attenzione, non a perdere la guerra in Ucraina, cosa di cui io non so fare previsioni, e se parte la terza guerra mondiale Dio solo sa che cosa succede. Ma a me pare che l'idea degli Stati Uniti di riuscire a tenere la sovranità monetaria, quella militare e quella economica, con una posizione di rendita, così come ha avuto in questi 30 anni, questa cosa qui è finita. E quello che sta accadendo l'ha messa in discussione radicalmente. Se questo è finito, gli Stati Uniti pagheranno un prezzo in termini di declino del loro potere, ma la cosa drammatica per noi è che l'Europa è destinata a pagare un prezzo maggiore, in quanto non è stata in grado di preservare una propria autonomia strategica dentro questo passaggio, che poteva essere banalmente il dire si tratta, imporre all'Ucraina a dicembre scorso che invece che fare le pernacchie al piano tedesco bisognava fare un compromesso sulle questioni della sicurezza, cioè fare la cosa che l'unico politico realista che c'è oggi in Italia dice, cioè il Papa, che andavano fatte. Si poteva scegliere un'altra strada, hanno scelto la strada sbagliata.
Ora io spero che faccia un retromarcia, qualche segnale c'è, il pagamento, però adesso non voglio dilungare. Ma ad oggi, se dovessi fotografare, direi tutte le cose che ci ha detto Ernesto sono vere. I margini di manovra che le classi dirigenti europee hanno per realizzare anche solo in parte quella nuova governance connessa ad un diverso ruolo dell'Unione Europea dentro la crisi della globalizzazione, secondo me le classi dirigenti europee se le sono mangiate, se la sono fregata, se la sono distrutta con la stupidaggine del loro comportamento in questi 4 mesi, di cui 2 di guerra e 2 che hanno preceduto la guerra. In questo senso una lotta nostra per tenere insieme la questione della lotta per la pace per motivi etico morali, non so come dire, la vita, no? E quelli materiali, cioè gli interessi materiali della gente, è la vera frontiera che abbiamo oggi. Perché oggi bisogna spiegare alla gente che la guerra va terminata e va finita il prima possibile, che questa guerra non si può vincere, ma si può solo fermare, sia per ragioni umanitarie, cioè che non vogliamo che gli ucraini vengano sacrificati come carne da cannone dentro questa guerra per interposta persona. Ci piacerebbe che rimanessero vivi, ma quindi sono ragioni umanitarie, così come i russi, ma ci sono ragioni sociali, cioè che questa guerra è destinata a produrre un disastro sociale di cui non solo i paesi del terzo mondo, che pagheranno in modo drammatico questa cosa, ma anche l'Europa è destinata altrimenti a pagare un prezzo durissimo. E quindi secondo me si ripresenta quello che era il motivo di nascita dei comunisti quando Lenin ha fatto una rivoluzione per la pace e la terra ai contadini, cioè tenendo assieme le due cose, la fine della guerra e il cambio sociale. Mi sembra che questo è il nodo che abbiamo davanti. Fine. Grazie Paolo. Il ruolo dell'Europa, per non parlare dell'autonomia strategica dell'Italia. E allora, io non ho nessun messaggio in chat su qualcuno che vuole intervenire. Chiedo a chi sta partecipando a questa riunione se c'è qualcuno che vuole fare un intervento. Roberto Musacchio. Vai Roberto. No, ho trovato molto interessante, chiedo scusa se sono vestito da casa, ma insomma non avrei voluto parlare, ma mi sembrava assolutamente molto interessante, grazie, sono appuntamenti fondamentali. E riprendo anch'io un po' di cose che ho scritto oggi su Transport, ma sotto forma di domanda, insomma. Cioè come pensano, che mi rende molto preoccupato dal punto di vista della guerra, perché siccome non c'è una via d'uscita oggettiva, io temo che alla fine cercheranno di determinarla attraverso la vittoria militare. Perché l'idea di uscire dalla globalizzazione attraverso un'economia geopolitica, francamente non sta né in cielo né in terra, mi pare che siano tutti gli interventi concordi su questo. Peraltro dal punto di vista europeo ho usato dei dati che mi sono stati gentilmente forniti da dentro la Nazione di Transport, ma oggi la signora Lagarde ha presentato questa ipotesi di riregionalizzazione economica, che però non è regionale, cioè appunto è per aree di alleanze geopolitiche, in un quadro in cui però ha fornito delle cifre abbastanza impressionanti, cioè dagli ultimi 20 anni la parte di PIL composta da esportazioni in Europa è salita di oltre 20 punti, dal 31 al 54%, e mentre negli Stati Uniti è rimasta più o meno stabile, passando dal 23 al 26%. E quindi questa Europa è iscritta per intero dentro il processo della globalizzazione. La Germania è l'unico paese che ha un surplus commerciale con la Cina. La politica energetica, ci vuole proprio una fantasia particolare per pensare
che si possa determinare una cosiddetta autonomia, indipendenza, non ho capito come la chiamano, dalla Russia, quando tutta la politica energetica europea è stata impostata nella collaborazione con la Russia. Io sono andato a riguardarmi anche gli atti parlamentari fatti al Parlamento europeo, vanno tutti in questa direzione, financo considerando diciamo come continuità dell'Ostpolitik le presenze nei consigli di amministrazione da parte di leader tedeschi, che adesso vengono invece attaccati, come nel caso in Germania, dove si dichiara addirittura l'espulsione di Schröder dall'espedezzo. Ecco, quindi io penso che la situazione sia talmente ingestibile dal punto di vista delle tendenze, adesso come le chiamava Paolo, insomma, oggettive, tra virgolette, che temo che questi pensano che l'unico modo sia quello di, come si può dire, vincere mano militare. Per questo io penso che nell'affermazione che faceva alla fine Ferrero, che condivido naturalmente, che bisogna tenere insieme la questione della guerra con la questione economica e sociale, io penso che tra virgolette noi dovremmo avere il coraggio in questa fase di proporre una strada di altra globalizzazione, cioè di non avere un'idea di economia chiusa, naturalmente avere un'economia riterritorializzata, riportata a logiche autocentrate, eccetera, eccetera, per quanto riguarda in particolare le dinamiche ambientali, ecologiche e così via, ma che abbia invece un respiro globale complessivo per quanto riguarda le grandi questioni, insomma le grandi sfide. E magari ne parleremo poi nel prossimo incontro che dovremmo gestire io e te, Paola, ricordi? Credo che ci vuole anche qualche idea di governance globale, perché la scena di tutti i convocati in Germania nella sede USA, della base USA, non so se hanno partecipato per streaming anche tutti i fautori della guerra che si esibiscono sui mass media, ma non credo che sia così, insomma è abbastanza emblematica e simbolica di una situazione francamente molto pericolosa. Grazie veramente dei contributi. Grazie Roberto. E allora io adesso ho l'espressione di Franco Russo. Se c'è qualcun altro me lo può scrivere. Grazie. Franco, vediamo solo eccomi, la tua eccomi, no, ci okay. Sono, ma il mio computer fa sempre cose strane. No, io intanto ringrazio Paola per la presidenza e, come ho detto in una recente riunione di Transform, noi siamo una piccola comunità epistemica, ma che anche stasera ha dimostrato di essere tale, cioè nel senso che le tre relazioni sono state tutte e tre di grande interesse. Uno apprende sempre con molto piacere ovviamente dei dati, considerazioni, valutazioni e analisi appunto di quel che succede. Quindi ringrazio anch'io di cuore, perché ho preso molti appunti, ho letto in parte, perché appunto dice Alessandra è un lungo saggio, quindi oggi non ho tutto il tempo di leggere le sue considerazioni, le sue analisi, ma insomma, me lo riprometto di fare. Io vorrei dire solo pochissime cose, che sono tre fondamentalmente. E parto dalle cose, diciamo così, più politiche che ha sollevato Paolo Ferrero. Io sono d'accordo con la valutazione che l'Unione Europea, in termini strategici, cioè di autonomia, di sovranità che andava rivendicando da alcuni anni, è quella che più ci rimette, nel senso che la guerra in Ucraina, la guerra di Putin in Ucraina, ha ricompattato intorno agli Stati Uniti d'America appunto l'alleanza atlantica, e dunque l'Unione Europea ha meno spazi, diciamo così, di autonomia, anche perché diciamo da un punto di vista di protezione, di sicurezza, che è uno dei tre elementi che Ernesto diceva essere necessari per essere egemon nella competizione mondiale, l'Unione Europea va molto indietro, cioè perché la protezione nucleare, oltre che di armamenti da parte degli Stati Uniti, è molto forte ed è necessaria per l'Unione Europea. Quindi sul giudizio politico sono d'accordo. Sarei più prudente, e qui mi rifaccio anche alle relazioni che ho ascoltato,
sarei più prudente nel valutare le tendenze, chiamiamole così, classicamente di fondo. Perché dico questo? Perché naturalmente a partire da quel che diceva Alessandro, cioè siamo passati da una fase di deflazione di fatto, o perlomeno di tassi sotto il 2%, che erano quelli che chiedeva la BCE, a ormai a tassi di inflazione molto elevati, per non parlare appunto, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, del gas e del petrolio, ma non solo gas e petrolio, diceva Alessandro giustamente, le materie prime, le materie prime per l'alimentazione e via dicendo. Ora, in questa situazione però, Paolo Ferrero, vorrei dirti, non è che il blocco cinese o russo sia ben messo, perché nel momento in cui c'è una deglobalizzazione, nel senso che si vanno ricreando delle grandi aree di influenza militare e geopolitica e per l'altro di riorganizzazione produttiva, il grande scambio della Cina non è con la Russia, il grande scambio della Cina è con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. Quindi con questo accenno voglio semplicemente dire che la riorganizzazione delle produzioni non è che il blocco anti-atlantico sarà ben messo, cioè ci saranno fior di contraddizioni, così come oggi l'alleanza India-Cina a sostegno di fatto della guerra di Putin in Ucraina, poi ha anche la contraddizione che l'India fa parte del blocco dei cinque paesi AUKUS. Questo voglio dire, che adesso ho fatto accenni veramente grezzi, per dire che viviamo una fase di ebollizione, di cigno nero davvero, e quindi in cui tutte le contraddizioni saranno esplosive per tutti i vari blocchi che si vanno riorganizzando. Però insieme al cigno nero io penso che vadano valutate anche in quale situazione si scrive il cigno nero della guerra. Il cigno nero della guerra, secondo me, si scrive in alcune scelte fatte dall'Unione Europea e dai paesi capitalistici fondamentali, quindi compreso gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Australia dall'altra parte del mondo, nel senso di riorganizzare le catene produttive, perché come le classi dirigenti dicono, le catene produttive sono state molto, diciamo così, produttive, nel senso che hanno permesso una crescita economica, ma hanno dimostrato la non resilienza. Questo lo dicono da Draghi, appunto, la non resilienza, perché rispetto sia alla pandemia, ma sia soprattutto alla guerra, si è dimostrato che la dipendenza dell'Unione Europea dalla Russia e lo scambio delle catene lunghe di valore, diceva Alessandro, per esempio, faceva tutto l'esempio della logistica, si è dimostrato che basta appunto una guerra, oppure che si inceppa il canale di Suez per i trasporti, che le catene lunghe degli approvvigionamenti, o come le chiamano loro, di valore, vengono a cadere. Quindi noi vedremo, se non ci sarà la terza guerra mondiale, una riorganizzazione delle catene produttive, però questa riorganizzazione sarà dentro il quadro, secondo me, che le classi dirigenti hanno costruito in questi anni. Quindi riorganizzeranno l'approvvigionamento energetico. Però questo significa, l'approvvigionamento energetico significa che la politica di relazione fra, per esempio, l'Unione Europea e l'Africa si accelererà. Il gateway che ha proposto l'Unione Europea e i loro contatti con l'Africa, con i vari stati africani, pure non tutti quanti, ma insomma quelli con cui loro hanno i rapporti, saranno riorganizzati. Perché? Ovviamente per le materie prime e per l'approvvigionamento del gas. E l'Africa diventerà importante per l'Unione Europea se vuole sganciarsi in parte dalle forniture statunitense che sarà costretta ad accettare. Con questo voglio dire, ho chiuso, voglio dire che le relazioni interessantissime che andranno ripensate, rilette, riapprofondite, voglio semplicemente richiamare l'attenzione sul fatto che secondo me
delineare il quadro futuro in una fase di grande ebollizione, soprattutto in presenza di una guerra, secondo me bisogna fare molta, molta attenzione. Ripeto, sono d'accordo con i giudizi di fondo, meno con un altro che diceva Ernesto, ma sempre lo dico in forme superficiali. Io non penso, Ernesto, che la Russia, che è un gigante militare, un nano economico, possa aspirare a competere con gli Stati Uniti d'America. Io penso che invece abbia ragione Draghi e anche Berlusconi, devo dire in questo caso, che la Russia sarà destinata a giocare un ruolo secondario rispetto alla Cina. Cioè, se io vedo dei blocchi delinearsi da un punto di vista economico-produttivo e da un punto di vista militare, vedo Cina-Russia, guidati però dalla Cina, e l'altro il blocco atlantico. Grazie Paola per aver tollerato forse qualche sforamento di tempo. Grazie a te Franco, nessuno sforamento. C'è qualche altro intervento? Posso fare io 2 o 3 domande? Certo. Sono Giovanni. Giovanni Russo Spena, prego. Sì, brevissimo. Solo domande, appunto, perché appunto è un'elaborazione, un work in progress, come giustamente diceva Franco, e io ringrazio molto delle relazioni, ho seguito con grandissimo interesse, importanti, e si ricollegano molto a quello che nelle scorse riunioni, nello scorso osservatorio, con le relazioni di Mauro, di Gregorio Piccini, di Casadio, di Gregorio Piccin e mia, l'hanno portata avanti, soprattutto su un punto che ha richiamato Paolo, che è molto interessante, credo è molto importante, anche strategicamente, che così, in breve, chiamo, per chiudere su questa prima domanda, riduzione drastica della democrazia. Sono molto d'accordo, cioè da si è dovuto ovviamente ai trattati, in una prima fase, oggi, diciamo, post-pandemica e soprattutto post-bellica. Se finirà e come finirà. Io credo, ma questo lo dico soltanto come per accentuare il giudizio che condivido, io credo che noi dovremo capire che soprattutto in Europa, nell'Unione Europea e in forme diverse, ovviamente in altre parti del mondo, noi avremo un'accentuazione di quello che da Zuboff chiama il capitalismo della sorveglianza, anche attraverso la digitalizzazione. Il rapporto digitalizzazione, che non a caso è uno dei due punti centrali, e sorveglianza sociale, io credo che dal punto di vista del controllo della formazione sociale e di quel che accadrà, io prevedo grandi sommovimenti, non necessariamente rivoluzionari, grandi sommovimenti, non ho il tempo qui di dire cosa penso, ma insomma in parte era contenuto nella scorsa riunione, quello che pensiamo, credo che sia un punto da sottolineare che c'entra organicamente. Secondo punto, seconda domanda. Bretton Woods è saltata. Bretton Woods con al centro appunto che ha fondato un equilibrio per quanto dinamico e diverso di contesto in contesto, ma insomma sul dollaro è saltato. Una nuova Bretton Woods multimoneta con una moneta plurima, come può funzionare? Che equilibrio in qualche modo può avere? Credo che questo sia importante, si collega appunto anche alle osservazioni che faceva Franco poco fa, prima, che condivido. È finito appunto il secolo americano, diciamo in maniera drastica, e comincia appunto il secolo asiatico cinese, ma attraverso quali forme? Adesso geopolitico, ovviamente dobbiamo andare a vedere quali sono le strutture, ce l'ha insegnato appunto il vecchio Max con la barba, penso alla critica al programma di Gotha, il rapporto appunto fra diritto diseguale e modo di produzione, ma insomma diciamo è finito il secolo americano. L'Unione Europea non può essere utilizzata, in questo senso sono un po', come dire, meno ottimista da questo punto di vista, ottimista di Paolo, non può essere utilizzata l'Unione Europea come vassallo della NATO, che si assorbe praticamente nella NATO con una sua funzione
finzione più che funzione di autonomia, per cui non potrebbe essere questa metafora di una forma di continuità egemonistica, egemonistica in senso proprio, di tipo imperialista degli Stati Uniti. Cioè, la riunione di Ramstein ieri in una base americana a cui hanno partecipato in quella forma, abbiamo visto ilare e sottomessa e docile i 40 ministri della difesa, compreso il nostro, che era particolarmente contento della roba, e non può essere quello il segnale di una nuova governance del mondo dal punto di vista. E allora, se quello è un punto fondamentale, io credo che non a caso gli Stati Uniti hanno fatto fare la relazione ad Austin e hanno riunito in una base militare NATO. Cioè, credo che i segnali a livello internazionale in questo momento valgano moltissimo. Questo non ci può portare, mi pare che Roberto l'accennava prima, non ci può portare, perché se ne incomincia a riflettere anche in altri paesi europei, a forme comunitarie diverse da un'attuale Unione Europea che praticamente diventa e se diventa assorbita completamente dalla NATO. Cioè, non dobbiamo pensare noi probabilmente ad altre forme alternative che non sono più soltanto la democratizzazione del Parlamento, dell'esecutivo, le cose che discutiamo da tantissimi anni partendo dal manifesto di Ventotene, ma forse dovremmo immaginare, se è vero come io credo che vi sarà una sovversione, una ricostruzione di tutti gli equilibri mondiali, mi pare che Franco sia d'accordo su questo, vedo un grandissimo dinamismo e con grandi incertezze, forse noi dovremmo, noi alternativi, diciamo, noi anticapitalisti, forse dovremmo incominciare ad immaginare forme alternative di unità, anche dal punto di vista istituzionale. Voglio dire, come quando critichiamo la post-democrazia in Italia e la fine del ruolo del Parlamento o il no alle autonomie differenziate, diciamo, ma un'idea di comune, ecco, come democrazia di prossimità, può essere rafforzata? Ecco, facciamo un parallelo. A livello internazionale è possibile immaginare, porsi dei temi su questo senso? Quindi il suicidio dell'Unione Europea, come le chiama Paolo, non può essere elemento di un'idea egemonistica di sopravvivenza, certamente non strategica, ma di sopravvivenza per il prossimo ventennio dell'imperialismo statunitense? Sono poi molto d'accordo, ma credo che lo siamo tutti, su quello che diceva Franco alla fine, chiudo, cioè io vedo la Russia come potenza regionale, come un ossimoro, una potenza regionale con 60 testate nucleari. E questo è il grande tema. E io credo che quindi, come dire, un nuovo blocco, la nuova guerra fredda, se volete chiamiamola così, può vedere un blocco appunto Russia-Cina, e altri, ovviamente, dovremmo vedere bene cosa sta accadendo in America Latina, cosa sta accadendo in Africa, ma il rapporto Africa-Unione Europea, ha ragione Franco, ma c'è anche un rapporto molto duro in Africa sul piano strutturale e sociale fra la Cina e l'Unione Europea, se pensiamo appunto ad alcuni paesi che sono importantissimi per l'Africa. Ma questo vale anche per l'America Latina, per, come dire, sull'asse Pacifico, quindi è vero, diciamo, la situazione è di grandissimo movimento. Io penso anch'io che la Russia entri come potenza regionale nucleare nel blocco cinese, nel secolo cinese, in funzione in qualche modo subalterna. La voglio chiudere qui perché altrimenti la faccio troppo lunga. Insomma, queste erano le domande che volevo fare, che ovviamente discuteremo poi nella prossima riunione, continueremo a discutere fra di noi. Comunque grazie per le relazioni molto molto interessanti. Grazie. E adesso, se non sbaglio, l'intervento di Loretta Mussi. E poi farei una breve replica da parte dei tre relatori per concludere. Grazie Paola. Io sarò molto breve. E sono un po' sono delle domande che vanno un po' contro alcune cose che sono state dette. Loretta, perdonami, non ti vediamo. Puoi inquadrare? Ecco, grazie. Farò delle domande, dicevo, che sono un po' contro le cose che ho sentito e sarei ben contenta se voi riusciste a dimostrarmi il contrario.
Allora, la questione degli Stati Uniti che sono potenze in declino, lo si dice da qualche anno, e a me sembra però che in tutti questi anni, da quando si è cominciato a dirlo, gli Stati Uniti non hanno fatto altro che esplicare in modo molto forte la loro potenza, sia la loro potenza militare, sia la loro potenza di sottomissione da un punto di vista economico, ad esempio dell'Europa. Hanno distrutto mezzo Medio Oriente, era poi alla fine questo che volevano, che non ci fossero più dei paesi che ragionavano con la loro testa in Medio Oriente. Sono riusciti con questa operazione dell'Ucraina a subordinare completamente, e non vedo come potrà liberarsene, l'Europa alle loro volontà. E l'altra cosa che si continua a dire, che in parte è corroborata dal PNRR, cioè dai soldi che sono stati dati dall'Europa, l'altra cosa è che ci sono, ormai siamo di fronte a delle politiche espansive. Allora, quello che io vedo in realtà è che, per esempio, alcuni esempi, in sanità le politiche non sono per niente espansive, anche se ci sono 11 miliardi che sono stati affidati per il rafforzamento territoriale, perché il bilancio per la sanità è stato addirittura ridotto per i prossimi anni. E per quanto riguarda invece i miliardi andranno, è perché saranno molto suddivisi e probabilmente in funzione maggioritaria con i privati. Poi stanno privatizzando i servizi, c'è questa legge che è in fase di discussione, che dovrebbe essere approvata tra non molto, per cui tutti i servizi pubblici nei comuni dovranno essere privatizzati. E un altro esempio di come non ci sia nessuna voglia di liberalizzare è quello dei vaccini, dove dopo 2 anni, nonostante i milioni di morti nei paesi poveri, ma forse proprio questo che volevano, non lo so, non si lascia che siano le case farmaceutiche a dettare legge, e questo soprattutto dall'Europa, e non si cerca assolutamente di abolire i brevetti. Ecco, volevo semplicemente dire queste cose qua. Grazie Loretta. Allora, se siete d'accordo, passerei a un breve giro di repliche da parte dei tre relatori, e quindi darei la parola a Ernesto Screpanti. Volevo dire due cose. Una sul declino degli Stati Uniti. È vero che è un declino cominciato da tempo, negli anni 90, ma ancora non è completato, ancora gli Stati Uniti sono potenze egemone e non saranno ancora per molto tempo, io credo. Quindi andiamoci piano con questo declino degli Stati Uniti. Un declino che è lungo e che nel processo genera conflitti e contraddizioni senza precedenti. L'altra cosa è un problema che è stato sollevato in modo esplicito da Giovanni Russo Spena. In sostanza, che cosa accadrà dopo questa guerra, se si ricreerà una qualche forma di equilibrio globale? E lui ha domandato, ci può essere un altro Bretton Woods? Sì, ci può essere, è possibile che si verifichi una cosa del genere, ma sarà un sistema comunque multipolare, non sarà soltanto gli Stati Uniti a esercitare questo dominio. E tuttavia ci vorrà qualche potenza che eserciti un'egemonia almeno sul piano monetario e della produzione. Quale può essere questa potenza? Io direi, voglio dire subito che secondo me non è la Cina, non può essere la Cina, e non siamo entrati nel secolo cinese. Badate, è vero che la Cina è una potenza industriale in crescita. Tuttavia il PIL cinese è ancora molto lontano da aver raggiunto quello europeo e quello americano. Non solo questo, quello che conta non è tanto
la produzione, quanto la capacità di fare da traino agli altri paesi con le proprie importazioni. Allora, il dato che vi ho dato prima, ora ve lo ripeto, le importazioni americane nel 2021 erano pari a 318 miliardi di dollari, quelle cinesi a 229 milioni, cioè quindi quelle americane e quelle europee che sono simili a quelle americane sono mille volte di più di quelle cinesi. La Cina è forte industrialmente, non c'è dubbio. Ma è forte perché attrae investimenti esteri, però una funzione di traino dell'economia mondiale non ce l'ha e credo che non potrà averla ancora per molto molto tempo. Sul piano monetario si verifica una cosa simile. All'indomani della crisi del 2008-2009 i cinesi proposero di sostituire il dollaro con una moneta composita emessa dal Fondo Monetario Internazionale. Gli americani ci sono fatti una risata sopra questa cosa. Non è possibile neanche che lo yuan o tantomeno il rublo possano svolgere una funzione come quella che oggi svolge il dollaro o l'euro. Anche qui vi do dei dati. Diciamo, il peso del dollaro nelle riserve internazionali è pari a circa il 60%, quello dell'euro circa il 20%, quello del yuan il 2%. E la stessa cosa vale nell'uso della moneta come mezzo di pagamento o mezzo di scambio. Quindi né lo yuan né il rublo possono sostituire il dollaro o l'euro. Quindi, in conclusione, se si dovesse raggiungere un nuovo equilibrio economico, politico, globale, secondo me sarà un sistema in cui la funzione egemone verrà svolta insieme dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Si tratta semplicemente del fatto che gli Stati Uniti devono accettare che non sono più soltanto loro a svolgere questa funzione. E questo potrà accadere se l'Unione Europea farà quelle riforme di cui si è parlato. Se farà quelle riforme, se si darà un governo capace di fare politica di sostegno dello sviluppo, se si darà un debito pubblico europeo, allora è possibile che si raggiunga un equilibrio di questo tipo là. Dopodiché non saranno due blocchi, saranno cinque blocchi sostanzialmente: Stati Uniti, Europa, Russia, Cina, India, con l'Europa e gli Stati Uniti insieme che svolgono le tre funzioni fondamentali. Questa è la mia idea. Grazie. Grazie Ernesto. Paolo Ferrero. Grazie, che scuso che poi devo scappare. Prima questione sull'Europa. Io effettivamente sono più pessimista di Franco Russo, nel senso che penso che la scommessa, diciamo la incapacità di mostrarsi come classe dirigente in questo frangente avrà dei riverberi anche sugli altri terreni, non solo su quello militare, pesanti nel prossimo futuro. E che quindi, riconfermo la valutazione secondo cui il passaggio della guerra non è solo un passaggio sovrastrutturale, ma inciderà sul piano strutturale, sulla capacità dell'Europa di tenere e anche dell'euro come valuta di riferimento, di riserva, dal mio punto di vista. Da questo punto di vista io penso che il problema che pone Giovanni Rosso Spena è un problema corretto. Penso che però oggi noi siamo nella fase della crisi, non nella fase della costruzione. Cioè è evidente che oggi il punto è come, come penso io, nei prossimi mesi noi avremo elementi di crisi economica pesante e di crisi sociale pesantissima in Europa e in Italia in particolare. Il tema che avremmo da discutere sarà di come ci si difende in qualche modo, non di come progettiamo nuove aggregazioni interstatali che vadano oltre o al posto, quello che volete, dell'Unione Europea. Penso che purtroppo noi siamo dentro una fase di crisi delle forme realizzate dalle classi dirigenti e quindi che abbiamo il problema di difenderci in questo quadro e che il tema della proposta
e sarebbe oggi velleitario, cioè non avrebbe nemmeno interlocutori. Quindi io sono d'accordo col tema che pone Giovanni, ma secondo me il nodo su cui noi ci dobbiamo concentrare in una fase, temo non brevissima, è di come si difende e si evita, è il nodo della guerra civile, cioè della guerra tra i poveri brutalizzata, si scateni dentro la crisi sociale dovuta alla crisi economica, dovuta alla guerra. Questo a me pare il punto. Da che parte prende il conflitto sociale? E in questo senso io penso che il nodo del tenere assieme la questione degli elementi etico-sociali, etico-politici, etico-morali con quelli sociali sia decisivo, perché o riusciamo a tenere assieme il pane e le rose, la testa e la pancia, oppure se la testa e la pancia vanno in forme diverse, diciamo non sarei contento di vivere in Italia nei prossimi anni o in Europa, perché vabbè. Quindi questo sull'Europa. Su Russia e Cina, penso che noi dovremmo guardare dinamicamente la situazione. Dinamicamente la Russia è il più grande paese dell'emisfero nord del mondo, in una situazione in cui il cambio climatico fa sì che un pezzo significativo del resto del mondo si desertifica e che la Russia diventa il granaio dell'universo, perché il permafrost si scioglie e lì si coltiva. E quelli hanno la terra, diventeranno loro, no? Loro diventeranno l'Africa, secondo me, se il mondo non finisce prima. Allora, in questo senso c'è una possibile convergenza, non so come ce la faranno a metterla assieme, ma ad esempio in Russia si porrà il problema dell'immigrazione, perché quello è un enorme continente disabitato, ma se quello diventa abitabile, da qualche parte la gente ci andrà. C'è una, secondo me, c'è una convergenza tra Cina e Russia dal punto di vista geopolitico enorme. Io la guarderei vedendo anche la variabile del cambio climatico come una delle variabili in gioco, perché quella cambierà il mondo. E in questo senso io credo che il tema del declino degli Stati Uniti sia più pesante di quello che dice Ernesto. E cioè a me sembra che loro stanno provando a forzare al massimo l'elemento militare, perché vedono il problema strutturale. Questo secondo me li rende pericolosissimi, sono la maggiore pericolo per l'umanità che esista oggi al mondo, ma li rende anche più deboli, perché io penso su questo che avesse ragione Togliatti, e cioè che la dittatura e l'egemonia stanno in proporzioni inverse. E tu più hai bisogno di andare giù, di disciplinare l'Europa in quel modo, e più vuol dire che non sei tanto in grado di essere egemoni. E finisco. Ovviamente a me piacerebbe il bancor come moneta di scambio, ma io non sono sicuro, sempre che non ci sia la guerra, perché noi potremmo addivenire ad una situazione in cui ci sono cinque poli, poniamo, come dice Ernesto, e io farei firma subito. Ma noi potremmo anche addivenire a una situazione in cui invece effettivamente si bipolarizza il mondo, non più per uno schema ideologico, ma di altra natura, peggiore, molto peggiore, perché quello ideologico era civile, invece questo no, è tribale. E perché se il mondo si pluralizza in cinque, abbiamo fatto una svolta epocale senza la guerra mondiale e si apre una strada, secondo me, positiva per l'umanità. Ma se per caso il mondo finisce a due, secondo me finiamo malino. In questo senso credo che è una partita aperta, questa non la darei per scontato sul modo in cui finisce. Però, ed è l'ultimissima battuta, siamo passati dall'Atlantico al Pacifico, la mia impressione è che l'asse si è spostata da un'altra parte e che forse questa volta sta in terraferma e sta più in mezzo, diciamo, al Caucaso che non né sull'Atlantico né sul Pacifico, che sono state i baricentri del secolo scorso. E vi saluto perché scappo. Grazie Paolo.
Alessandro, 5 minuti, così poi vediamo. Ma una serie di punti, diciamo. Uno è il tema appunto di cui si è parlato, delle catene del valore, diciamo, della possibilità di una riorganizzazione del sistema produttivo a livello globale. La Yellen la scorsa settimana ha parlato di friendshoring, cioè di riportare nei paesi che stanno dentro, che danno una garanzia di sicurezza e quindi una garanzia politica. Questo è interessante, nel senso che pone un interrogativo rispetto a come si trasformerà il capitalismo, diciamo, da questo punto di vista, se si va su questa strada, rispetto al fatto che si fa una scelta di sicurezza rispetto a una scelta di efficienza e una scelta di profitti. Non è una cosa semplice, perché anche se, cioè, è vero che l'Europa c'ha l'Africa, no? E quindi un bacino di forza lavoro enorme, con una proiezione di raddoppiamento della popolazione, però sono anche paesi piuttosto difficili, instabili, dove c'è anche appunto una grossa competizione con la Cina, con la Turchia, anche con la stessa Russia, no? Mentre invece da noi abbiamo salari stagnanti, però costi che sono sopra, cioè di pensare di riportare il sistema produttivo in Europa, a parte i paesi che ci sono industriali, la Germania, l'Italia, eccetera, non lo so, bisogna capire chi paga poi, no? Perché i costi sono molto molto diversi rispetto ai costi non solo cinesi, ma vietnamiti e così via. Il discorso del declino americano, ma il tema è anche quello di un progetto politico, quello attuale, che è quello di una riproposta dell'egemonia americana, di cui abbiamo parlato in vari modi, e che però ha delle scadenze. A novembre ci sono le elezioni di midterm. Se Biden perde il controllo del Senato e della Camera dei rappresentanti, che succede a questo progetto politico? E se alle prossime elezioni del 2024 torna Trump o un suo sosia, potrebbe essere, per dire, il governatore dello stato della Florida, De Santis, come si mette l'Europa rispetto a tutta questa retorica dell'alleanza, della democrazia, dei valori e tutto il resto, no? Torna magari una posizione anche isolazionista degli Stati Uniti, come abbiamo visto con Trump. C'è l'altro tema dei paesi non allineati, sono tanti, appunto, dall'America Latina all'Africa all'Asia. Cioè questa coalizione messa in piedi dagli Stati Uniti, alla fine abbiamo visto 40 paesi, ma nel mondo ce ne sono 194, 93, 94 alle Nazioni Unite. E appunto, a cominciare dalla Cina e dall'India, questa idea di mettersi allineati in blocchi a questi paesi non piace, anche perché la globalizzazione a molti di questi paesi, a cominciare dalla Cina, ha portato dei benefici enormi, no? Cioè la Cina è riuscita a diventare la fabbrica del mondo, a far uscire praticamente quasi tutta la sua popolazione povera dalla povertà, a costruire un paese moderno, efficiente, con una, per dire banalmente, migliaia di 70.000 chilometri, credo, di alta velocità, ecco, per dire. E la Cina, ecco, a differenza, poi adesso finisco, della Russia, che ha una visione distruttiva, ha avuto una visione distruttiva che è rispetto a un rapporto di forze dell'ordine globale, e quindi ha scatenato la guerra contro l'Ucraina. La Cina ha una posizione molto diversa e molto più positiva. La Cina si è inventata la via della seta. La Cina sta investendo da un decennio su un'alternativa strategica, da un punto di vista di un'area di influenza, può essere, e comunque, diciamo, di un'espansione che però va a beneficio dei paesi. Guardate l'Africa, noi occidentali che abbiamo fatto il colonialismo e abbiamo costruito le ferrovie per
per collegare l'interno con i porti per esportare. Ecco. Poi ci siamo fermati a un certo punto, è diventato tutto un discorso di prestiti onerosi e privati, mentre invece abbiamo abbandonato in questi paesi e la Cina ha riempito il vuoto con i suoi capitali che aveva da esportare. Quindi insomma, ecco, io credo che ci sia insomma un po' da riflettere su tutto questo, e per chiudere ci sarà, sono d'accordo con quello che diceva Paolo, i prossimi mesi, il prossimo anno saranno terribili secondo me, cioè esploderanno una serie di crisi di cui ho cercato di delineare un po' in parte, e in particolare penso che le crisi finanziarie saranno potenti, le crisi dei paesi poveri, le crisi diciamo delle aziende zombie che hanno migliaia e migliaia di trilioni di dollari e di euro di debiti che non saranno in grado con le politiche monetarie, con i tassi di interessi più alti di servire, e ci sarà appunto anche credo anche il rischio di crolli finanziari rispetto alle obbligazioni che sono state emesse. Pensate a quei credo 15.000 trilioni tra euro e dollari che sono stati emessi in questi anni con interessi sotto zero. Che cosa succede in termini di svalutazione di quel capitale? Sì. Grazie. Grazie Alessandro, grazie a tutti. Mi sembra che sia stato un incontro interessante. Roberto? Sì, no, niente, grazie. Io grazie a Paola innanzitutto, perché è una gestione eccellente, anche se i relatori sono stati più lunghi del previsto, però molto interessanti, e quindi li abbiamo seguiti fino alla fine. E come dicevo, è uno degli appuntamenti che vogliamo fare come osservatorio, e quindi vi rimando poi agli appuntamenti che abbiamo già in programma. I temi li avete anche un po' attraversati nei vostri discorsi, perché parliamo di transizione digitale, di energia, del ruolo della NATO, della conferenza del futuro dell'Europa e del pilastro sociale che l'Europa deve esprimersi. Quindi queste diciamo saranno un po' degli approfondimenti tematici su questo discorso che ci vede tutti quanti coinvolti e che tornerà a farci ragionare di scenario più ampio di quello nazionale. Io ringrazio ancora tutte e tutti e vi invito a ritrovare, se ne avete voglia e necessità, tutto il video nella pagina Facebook. Domani questo video verrà inserito nella newsletter che distribuiremo nella newsletter di Transform Italia, e quindi ci sarà modo di riascoltarvi e riapprofondire in seguito i temi che abbiamo sollevato anche oggi. Grazie ancora. Arrivederci, ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao Mauro. Ciao. Ciao.